Allora, buona giornata, buongiorno, ben arrivati, vi ringrazio, credo che qualche altro ci raggiungerà perché ci sono i treni del nord che hanno un ritardo, ma insomma non credo che ci siano folle oceaniche che stanno scendendo, però insomma ecco, alcuni sicuramente ancora si aggiungeranno. Allora, qualcuno è rimasto sorpreso, altri no, quelli che l'avevano sollecitata a questa riunione non sono rimasti sorpresi, ma qualcuno invece è rimasto sorpreso perché non è che l'Associazione Popolari in questi anni si sia distinta per il numero delle iniziative promosse intenzionalmente. Guardate che non è stata una negligenza, è stata una scelta intenzionale. Siccome non siamo presenti come popolari nelle elezioni, non è che ritenessimo giusto continuare un'attività che inevitabilmente si sarebbe affiancata e sarebbe rivelata parallela a quella del Partito Democratico. Io sono grato, non è presente ancora il presidente dell'Istituto Sturzo perché ci ha concesso l'ospitalità in questa sala. Questa sala non è stata scelta a caso. In questa sala il 18 gennaio del 1994, qualcuno lo ricorderà, è stato varato il manifesto costitutivo del Partito Democratico, no, del Partito Popolare. E vabbè, insomma, ci sta, dai, ci sta. Ecco. Devo dire, è stato varato l'appello agli uomini di buona volontà, l'appello di Martinazzoli, che l'allora direttore dell'Istituto Sturzo, il professor Gabriele De Rosa, ha voluto intenzionalmente che si facesse qui. Questo è un istituto che non promuove nessuna attività politica, è evidente. Qua c'è Flavia Nardelli che è stata per tanti anni direttrice dell'istituto e però, insomma, quando si allude al Partito Popolare è evidente che c'è un interesse. Oggi ci siamo qui riuniti. Non lo abbiamo mai fatto alla vigilia di un congresso del Partito Democratico, soprattutto perché il nucleo di rappresentanza dei cattolici democratici presenti all'interno del Partito Democratico proviene da una sigla che non è quella del Partito Popolare, era la Margherita. Quindi nel Partito Democratico sono confluite alcune tradizioni, quella rappresentata dalla storia del socialismo italiano, insomma comunque della sinistra italiana, allora si chiamava DS, i Democratici di Sinistra, è confluita la tradizione cattolica liberale democratica che era stata, si era raccolta attorno alla sigla elettorale che abbiamo chiamato Margherita, Democrazia e Libertà, e poi l'altro filone, quello ambientalista, quello ecologista, quelli sono stati i filoni, le tradizioni politiche che hanno dato vita a questo nuovo soggetto politico. E quindi ritenevamo, abbiamo sempre ritenuto di non dover intervenire come alla vigilia dei congressi in particolare, come tradizione del Partito Popolare, per rispetto ecco, di questa realtà. Ma ora invece abbiamo deciso di farlo, per una serie di ragioni. La prima, perché è successo qualche cosa il 25 settembre. Io credo che la politica, al di là delle responsabilità personali, abbia smarrito il senso della gravità
anche della grandezza degli eventi. Non è che possiamo archiviare il risultato del 25 settembre come un fatto fisiologico. Si sa che nelle competizioni elettorali qualcuno vince e qualcuno perde. Questa è la fisiologia della democrazia. Ma quello che è avvenuto il 25 settembre ha una rilevanza del tutto nuova nella storia della nostra Repubblica. È vero che le destre hanno governato ancora in questo Paese, nella storia della Repubblica, ma è anche vero che una connotazione politica così definita come è il governo guidato legittimamente, non si mette in discussione la legittimità democratica, ci mancherebbe altro, guidato legittimamente da Giorgia Meloni, è un fatto la cui rilevanza non può essere archiviata. Io credo che il partito della sinistra democratica non possa accingersi a fare un congresso come se fossimo nella fisiologia delle vicende politiche, dentro una fisiologia delle vicende politiche. È successo qualche cosa dopo del quale cambieranno molto le condizioni politiche di questo Paese. Non si tratta semplicemente di uno sdoganamento, si tratta della necessità di capire perché questo è avvenuto e perché la maggioranza degli italiani ha fatto questa scelta. Perché la maggioranza degli italiani ha fatto questa scelta? Legittimamente, sia chiaro. Ma questo è un fatto. Se noi prescindiamo dalla lettura del fatto, dall'interpretazione del fatto, e pensiamo di cavarcela con dei processi sedicenti costituenti. No, bisogna partire dalla conoscenza delle ragioni perché è avvenuto questo. Se è avvenuto vi è qualche ragione. Se è un ex elettore di S o un ex elettore della DC che aveva prima fatto l'opzione del Partito Democratico, ha votato per questa svolta, ci saranno delle ragioni. Vogliamo capirle? Capirle prima poi di procedere. Abbiamo un Papa che cos'altro può dire un Papa? Che da tempo insiste nel richiamarci alla responsabilità quando dice la realtà è più importante dell'idea. Cos'altro può dire un Papa? La realtà è più importante dell'idea. Per indurci a un atteggiamento di laicità, cioè di lettura di quello che sta accadendo, se vogliamo poi pensare, immaginare una qualche reazione, una qualche assunzione di responsabilità. Allora questo fatto per noi è un fatto che ha una rilevanza non archiviabile. Non possiamo procedere a un congresso come se avessimo semplicemente perso un'elezione. Gli italiani hanno fatto questa scelta. Hanno scelto nel centesimo anniversario del 28 ottobre, hanno fatto questa scelta. È verissimo che il fair play elettorale ci ha guidato lungo una campagna elettorale che non ha evocato argomenti di questo tipo, però è stata lei la Presidente del Consiglio, vi ricordate? Quando ha salito lo scalone di Palazzo Chigi e l'attendeva là in alto Mario Draghi a sottolineare l'emozione. Ho pensato ai tanti militanti della mia storia che mai avrebbero immaginato questo. È stata lei a evocare questa vicenda, questa dimensione. Allora vogliamo capire perché è una cosa veramente periodizzante, come si dice adesso. Allora, questa è una delle ragioni, a cui si aggiungono anche altre ragioni. Penso ad esempio a quello che sta emergendo con la vicenda europea
e Qatar. Nessuno ha il diritto di strumentalizzare né di portare avanti una campagna moralistica, lontano da noi l'idea di fare questo. E però di nuovo, anche lì, il tema è: vogliamo capire che cosa è successo? Vogliamo capire perché nessuno se n'è accorto? Vogliamo capire perché, essendo coinvolti, coinvolta una ragnatela, non dico di parlamentari, ma parlamentari e assistenti, vari assistenti, anzi sembra che gli assistenti abbiano avuto un ruolo particolare in questa vicenda. Nessuno si è accorto di nulla? Non c'era sicuramente intenzionalità, non voglio attribuire nessuna colpa ad alcuno proprio. Non c'era intenzionalità, però quello che è avvenuto, quello che sta emergendo, avrà delle conseguenze. La Metsola ha fatto quel discorso drammatico perché semplicemente ha sottolineato un dato incontrovertibile. Una delle funzioni più importanti del Parlamento europeo è quello di essere sentinella del mondo sul tema dei diritti. Ecco. Ed è messa in discussione questa che è la funzione principale del Parlamento, che è diversa da quella della Commissione e del Consiglio. Il Parlamento deve innanzitutto essere, e la sua autorevolezza è legata a questa capacità di corrispondere a questa esigenza di essere sentinella sul rispetto dei diritti fondamentali nel mondo. Che cosa accadrà quando prenderà posizione nuovamente, inevitabilmente, di fronte ad alcuni eventi, il Parlamento europeo? Come reagiranno quelli che saranno oggetto di qualche valutazione? Diranno: pensate in casa vostra, non avete l'autorevolezza. Ma sapete che cosa vuol dire perdere per l'istituzione fondamentale, perché è l'unica che è espressione del suffragio universale, quindi espressione dei popoli, perdere la credibilità per l'esercizio della sua funzione? Allora, probabilmente dobbiamo fare, ho visto anche nel dibattito sui giornali stamattina, insomma, ecco, ci sono delle letture giustamente preoccupate per quello che è accaduto, e si dice: ma insomma, bisogna che riflettiamo, come dire, sulla qualità della politica. Possiamo dire così, sulla qualità della politica, perché quando tutto è spettacolarizzato, tutto è quello che accade, hic et nunc, tutto è pragmatismo, non c'è tempo per fermarsi a valutare alcune, non, spesso non ci si accorge di reati, perché siamo di fronte a dei reati, semplicemente perché vengono derubricati nella nostra coscienza prima ancora che nella discussione pubblica. Nel senso che, insomma, è una cosa, poteva accadere, è accaduta, ma insomma, e no, c'è qualche cosa che interpella la politica in un momento in cui è messa sotto accusa per altre ragioni, è in crisi la rappresentanza, è in crisi il rapporto fiduciario fra il cittadino elettore e le istituzioni. E allora anche questo, insomma, aumenta la responsabilità di tutti, nel cercare di sottolineare, segnalare un allarme e chiedere una reazione di responsabilità. Non è che la gara a chi usa l'aggettivo più duro, l'aggettivo negativo più duro, che è in atto adesso quando interpella qualche dirigente, ecco, uno evoca appunto, no, lasciamo stare. Non è questa la strada. Si tratta di capire il dato molto semplice che la svalutazione dell'azione politica ha un'azione di ordinarietà, di quotidianità,
di mancanza sempre più visibile di retroterra etico, culturale e, lasciatemi dire, spirituale, porta a sottovalutare i comportamenti delle persone. Non è che io sono stato, e la maggior parte dei presenti è stata in un partito che si è macchiato delle colpe assieme ad altri partiti, non è una giustificazione il fatto che fossero anche altri, ma questa volta ho l'impressione che ci sia qualcosa, intanto perché era qualcosa persino di più grave, nel senso che intanto perché alle spalle avevamo appunto quella stagione che ci doveva rendere più vigili e più responsabili. E poi il fatto che insomma, vi è una responsabilità persino minore dei partiti, perché pare che nessuno abbia fatto tutto questo per aiutare il proprio partito. E queste cose si chiamano in un certo modo, si chiamano inevitabilmente in un certo modo. Io ricordo quando un mio amico, urbanista piuttosto famoso anche a livello nazionale, venne interpellato da un dirigente comunale che gli chiedeva un aiuto per scrivere il nuovo regolamento edilizio, e gli ha chiesto, mi raccomando, pochi articoli. Lui dice, no, ma pochissimi, uno, settimo non rubare. E questo. Allora, questa cosa ci deve riguardare, perché le ricadute sul piano politico, in primo luogo dei partiti dell'area progressista, insomma della sinistra, saranno ricadute che misureremo col tempo. Ecco, non vedo l'angoscia per questo. Ecco, posso dirlo? Ecco, la preoccupazione. Vabbè, ma poi, e ho finito perché ci siamo impegnati tutti ad essere piuttosto rapidi. Poi c'è un altro argomento. Quando sono partito dall'osservazione, in genere non ci siamo mai riuniti prima dei congressi del Partito Democratico, l'abbiamo fatto questa volta per queste ragioni che ho detto, ma poi ve n'è un'altra che rispetto, come dire, alla gravità di quelle che ho menzionato, è apparentemente minore, ma ci riguarda molto. Questa volta avvertiamo l'importanza di questo congresso, perché questo congresso, lo leggiamo ogni giorno sui giornali, questo congresso può assumere decisioni che cambiano la natura del Partito Democratico e possono determinare un oggettivo tradimento di quella originaria intenzione, intuizione, che generò quello che nel 2007 venne percepito dal contesto politico nazionale, e non dimentichiamolo, europeo, persino europeo, come la novità più significativa nell'organizzazione della politica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cominciò con l'Ulivo, che era diventata una parola internazionale, da tutte le parti si voleva recuperare il senso della novità politica con la parola Ulivo, che voleva dire mettere assieme le tradizioni che avevano lavorato per costruire la democrazia dopo la Seconda Guerra Mondiale. E dopo è arrivato il Partito Democratico, con una forza, non dimenticate, e anche una presunzione fondata. Siamo andati in Europa, non c'era una casa che soddisfacesse la novità del Partito Democratico. Ne abbiamo inventata una,
E quando abbiamo deciso di aggregarci al gruppo parlamentare del PSE, abbiamo fatto cambiare il nome. Da quel momento il gruppo parlamentare ancora oggi si chiama così, il gruppo dei socialisti e dei democratici. E in questa seconda aggettivazione si riconosceva non una parte del Partito Democratico Italiano, ma l'intero Partito Democratico Italiano. Queste sono le caratteristiche fondanti l'esperienza del Partito Democratico. Lo voglio dire a quelli che ci stanno seguendo in streaming e che non sono presenti, ma sono sicuro che ci stanno seguendo. Se si cambia questa natura, cambia il partito. Si può fare, perché nella vita gli uomini sono liberi di fare quello che credono. Lo fanno e si assumono la responsabilità delle conseguenze. Io non minaccio niente, non ho neanche nessuna intenzione di assumere personalmente alcuna iniziativa. Ho un'età che mi consente il lusso della poltrona. Ma sono sicuro che se cambia la natura del Partito Democratico le cose non resteranno così. Allora vogliamo lanciare un allarme. Io devo dire, sono grato a Paola De Micheli che è qua, non perché ci siamo parlati sui contenuti, è molto tempo che non ho occasione, semplicemente non abbiamo occasione di parlare, ma perché è qua per ascoltare, immagino. Riusciamo ad ascoltarci a vicenda o no? Ci sono degli spazi in cui ci si parla e ci si ascolta o no? Perché se non c'è più questa caratteristica fisiologica della politica, del parlarsi e dell'ascoltarsi, ma che cosa c'è? Che rinnovamento? Cambiano la carta dei valori, ma che cosa vuol dire? Le carte sono carte, rimangono carte se non ci sono atteggiamenti nuovi. Se non ci sono atteggiamenti nuovi. E queste paventate decisioni, ancora in un'agenzia di oggi che riporta discorsi che sono stati fatti ieri, la settimana prossima, che sarebbe poi questa, vareremo la nuova carta dei valori. No? Cioè, c'è un qualche ghostwriter nuovo, se invece non è questione di scrittura, voglio sapere quali sono i nuovi valori. Questa carta dei valori è stata scritta da gente come Scopola, Reichlin e tutti quelli che conosciamo e che ci avevano riflettuto e avevano discusso e avevano capito quello che bisognava evidenziare nella carta dei valori, che è la carta d'identità di un partito. Allora, questo è un problema molto serio. In cartella troverete anche l'articolo di Scopoli del 31 gennaio del 2007, purtroppo aveva previsto tutto, compreso la crisi di oggi. Noi crediamo che questa Assemblea Costituente, abbandoniamo le polemiche sulla sua formazione, che come è noto viene dalle indicazioni delle correnti, ma io non voglio colpevolizzare le correnti. Le correnti, quando sono strumenti di alimentazione del dibattito interno, sono assolutamente sacrosante. Si può organizzare in mille modi il confronto, la dialettica all'interno di un partito, ma insomma le correnti nei partiti seri hanno anche garantito una correttezza di confronto sempre. Quindi non è questo che io deploro. Ma al di là di questo sarà consentito dire che il gruppo dirigente che dovrebbe approvare questa cosa non ha avuto un mandato quando è stato eletto congressuale che lo legittimasse a...
questo è una questione assolutamente indiscutibile. Stanno lavorando, stanno riflettendo, stanno discutendo, stanno scrivendo valori nuovi, va bene tutto. A questo punto stanno lavorando, lavorate e poi raccogliete le carte e le consegnate a chi viene dopo il prossimo congresso, che almeno si sappia che nel prossimo congresso si dà mandato, ecco, di approvare, se questa è l'intenzione, di approvare un nuovo statuto, una nuova carta dei valori. Ma la forma è sostanza in questi passaggi. Non volete seguire questa strada, liberi di farlo, ma l'importante è essere consapevoli delle inevitabili conseguenze. Perché libero il gruppo dirigente di non ascoltare, liberi gli elettori di non seguire. Ma io voglio lanciare anche un altro allarme, perché in questo dibattito precongressuale si sta in modo subdolo, silente, consolidando una convinzione che tutto sommato, per dare un segno importante di cambiamento, perché abbiamo fatto queste cose, ma perché, insomma, perché il Partito Democratico non è stato abbastanza partito di sinistra, perché ha guardato al centro, perché, insomma, non si dice esplicitamente. Ma quei cattolici lì sono un po' una palla al piede, perché, insomma, no, su certi temi rallentano la corsa, eccetera, eccetera. Ma è questo il messaggio che sta... Scusatemi, ma io metto i piedi nel piatto, perché altrimenti, se non ci si parla con chiarezza, non ci si parla e quindi non ci si capisce. Ecco. Allora io voglio dire semplicemente una cosa, che il cattolicesimo democratico, e questo non lo si conosce, perché io ho trovato autorevoli dirigenti del PD che parlano delle Caritas, no, è un'altra cosa. Il cattolicesimo democratico è una roba politica. Le Caritas sono delle istituzioni assolutamente sacrosante, preziosissime, ma è un'altra cosa, insomma, no? Ecco, noi non rappresentiamo le Caritas, né rappresentiamo la Chiesa, sia chiaro, non abbiamo mai... Per tutta la vita ci siamo proclamati, ricordo l'immagine icastica di Zaccagnini, non in nome di, ma a causa di. Quindi noi non rappresentiamo le Caritas. Il cattolicesimo democratico è una robina che possiamo tranquillamente definire una tradizione politica. Possiamo dire che questa tradizione politica ha giocato un ruolo da protagonista non esclusivo, a partire dall'Assemblea Costituente, quando si è affermata l'asse personalista della nostra Carta Costituzionale? Un asse personalista che ha scritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, se potrei soffermarmi se avessi il tempo, ha scritto assieme ad altri, ma non meno degli altri, mi limito a dire non meno degli altri, e lì c'è la garanzia per tutti i diritti civili e sociali di cui si discute oggi, domani e dopodomani. Perché l'articolo 2 e l'articolo 3 sono di una chiarezza assoluta e sono il fondamento costituzionale di tutti quelli che hanno in mente di evolvere la piattaforma, di modificare, di aggiornare la piattaforma politica del partito, che è legittimo, cambiano i tempi, non è che no, non possono cambiare anche le piattaforme, purché si sia d'accordo, più che se ne discuta. Ma il cattolicesimo democratico è quello che si può dire, senza che nessuno si offenda, che ha ideato l'Unione Politica dell'Europa,
quando altri non erano d'accordo, e l'ha realizzato questo disegno. Si può dire che il Partito Democratico è quello che ha ideato e realizzato l'economia sociale di mercato? Eh? Il cattolicesimo, i cattolici democratici. Sì, ma certo che è un auspicio, perché ecco, però voglio dire, ecco, il cattolicesimo democratico è una tradizione politica e desideriamo che quelli che coloro che sono impegnati nei gruppi parlamentari, nei gruppi dirigenti del Partito Democratico che provengono da questa storia se ne ricordino e difendano questa tradizione, non perché essa debba essere accostata alle altre tradizioni, ma come dicevano Scopola e Reichlin, perché cerchino, si cerchi, si continui a cercare di mettere assieme le radici per riuscire insieme a costruire un pensiero nuovo, ecco, un pensiero nuovo che sia il frutto di questo intreccio fra tradizioni diverse. E nelle diversità ci siamo anche noi. Ma il cattolicesimo democratico, quelli che pensano che sia un elemento frenante, voglio ricordare che è ontologicamente, permanentemente un fuoco quando si manifesta in politica. Non voglio citare di questa tradizione il magistero recente di questo Papa, ma insomma la cultura ambientalista ha avuto una svolta quando è stata inventata l'ecologia integrale. Perché non si è mai parlato di ecologia integrale prima. L'ecologia era l'ambiente. E ci è voluto un Papa per ricordarci che nell'ambiente il soggetto più importante è l'uomo e che quindi ambiente più uomo fa l'ecologia integrale. Possiamo dire che nel magistero recente si riscopre un valore che pure è un valore anche della rivoluzione francese, la fratellanza come presupposto di ogni altra cosa, perché è inutile che noi diciamo ci vuole più giustizia sociale, dobbiamo passare dai diritti civili ai diritti sociali, ma se non c'è questo presupposto, il riconoscimento della fratellanza come principio costitutivo del genere umano, sarà difficile che noi facciamo delle politiche di accoglienza, delle politiche di giustizia sociale. E ci è dovuto, ci è stato ricordato ancora recentemente, ma perché non c'è una proposta politica nel magistero del Papa, c'è l'evocazione di principio attorno a cui rimane intatta la nostra responsabilità di costruire la politica, di costruire la proposta politica. Ma a proposito del cattolicesimo democratico che può frenare, e con questo finisco, consiglio a chi ha questa, dà questa lettura, una lettura, la lettura della lettera Pipetta. La lettera Pipetta, non è che la conoscono tutti, è la lettera di Don Milani, no? Non ce l'ho qua, ma me lo ricordo, no, c'è. Il quale dice a Pipetta: non ti fidare di me, perché io ti tradirò. A me piace per raccontare l'essenza di quello che sono i cattolici democratici e che Moro rappresentava in quella sintesi il principio di non appagamento. Pipetta, dice Don Milani, quando assieme avremo scavalcato la cancellata e avremo occupato quella villa del padrone e tu sarai contento di aver ottenuto questo risultato, sappi che io ti tradirò. Ecco, i cattolici democratici
sono il fuoco in una politica progressista. O si capisse questo, non sono il peso. Ecco, sono quelli che il combustibile che dà forza, che dà energia per continuare nella missione della politica, che è quella di produrre più pace, più giustizia e più uguaglianza. Allora, per queste ragioni abbiamo voluto riconvocarci questa mattina. Avremo una serie di interventi. Se voi vedete, abbiamo scelto degli studiosi che normalmente non utilizzavamo, perché è giunto il tempo anche di mettere in pista della gente nuova. Gli ultimi interventi della giornata saranno fatti da dei giovani, ma soprattutto, insomma, vogliamo mettere a fuoco alcuni temi. Ecco. Intanto, siccome parliamo di partito, discutiamo di quale partito in questo tempo si possa fare. Quale partito? Le prime relazioni. Prima ancora c'è Padre Francesco Occhetta che ci richiama i fondamentali alla luce della sua scienza e della sua esperienza, che non dimentichiamo che Occhetta sta facendo delle cose notevoli. Forse sarebbe bene anche posare lo sguardo sulle cose nuove che ci sono nel sociale, perché il sociale è la dimensione più ferma di questo paese oggi. C'è qualcuno che riesce ancora a aggregare attorno al pensiero, questa comunità di connessioni è una cosa, è la cosa più nuova che esista in giro. E poi abbiamo Ernesto Maria Ruffini, che è qua non nella sua veste istituzionale né di competenza professionale, ma come sappiamo perché era amico di David Sassoli, e in questi giorni ognuno di noi si è posto la domanda se ci fosse stato ancora David Sassoli. E siccome siamo in prossimità dell'anniversario della sua morte, abbiamo ritenuto giusto, insomma, ecco, ricordarlo a questa sede. Poi riprendiamo appunto con il tema del partito e con altri temi non meno importanti che voi avete già visto nel programma, che saranno trattati da due filosofi molto apprezzati, insomma, no, dell'area cattolico-democratico, che affronteranno il tema del personalismo oggi, diciamo così, la persona e la democrazia, Michele Nicoletti, e Fabrizio Abbate, che invece affronterà il tema per prevenire i problemi di domani sotto il profilo dell'etica e scienza e le nuove tecnologie su cui spesso si sono manifestate incomprensioni anche all'interno del Partito Democratico. E quindi durante questa giornata noi svolgeremo i lavori nel modo che vi ho detto, e poi ci sarà tempo, alcune ore, per la discussione, a cui sollecito tutti, ecco, a prepararsi, perché dobbiamo discutere e confrontarci fra di noi. Grazie, adesso la parola a non prendete spunto da me, perché io ho derogato la regola che ci eravamo dati, non più di 20 minuti, io ho fatto mezz'ora, e quindi salutiamo il segretario del Partito Democratico, appena evocato si è subito materializzato. Se Enrico è stato a una iniziativa, anche lui, abbiamo appena parlato di questo, in onore di David Sassoli, è stato pubblicato questa mattina il francobollo commemorativo di David. Mi ha anticipato che ha altri impegni nel pomeriggio. Io spero che nell'arco di tempo che dedicherà a questa nostra riunione
immagini di fare anche un intervento. Grazie. Vai Francesco. Bene, io volevo ringraziarla Presidente, sono molto onorato di essere, dunque, di essere stato invitato, volevo ringraziare voi soprattutto per chi ha cariche pubbliche e di gestione, è un periodo difficile quindi occorre almeno stare uniti e condividere e anche apprezzare quello che si fa di buono. Io vi voglio però solo premettere le due dimensioni interiori con cui mi pongo nel fare questo breve intervento davanti a voi. Dunque la prima è che io sono molto debitore a questa esperienza che mi ha cresciuto nel senso della libertà, della comunità, di aver avuto grandi maestri nella mia vita, tra cui anche Astori, che insomma poi i vari casi della vita insomma ci hanno fatto rincrociare a Roma. E dunque questa, il cattolicesimo democratico è stata e può essere ancora una palestra di vita per molti, fa sognare, è fuoco, come dice Castagnetti. Dall'altra parte devo dire che, come molti di voi, in questi almeno 10 anni, dove prevasta appunto un po' la gestione, l'occupazione, anche la mancanza anche di quel riformismo di cui diciamo così la tradizione nostra chiede, ha fatto soffrire, tutti, ha fatto soffrire anche me, tant'è che molto spesso a volte non c'è dolore più grande che sentirsi un po' traditi da chi custodisce un patrimonio che dovrebbe essere trasmesso e invece di ridonarlo perché dia forza e faccia ricco molti, viene trattenuto. E quando si possiede senza donare, nascono le divisioni e anche le incomprensioni. Allora io vorrei rispondere a tre domande oggi. Da dove veniamo? Da dove viene questo patrimonio culturale brevemente? Quali sono le sfide che abbiamo oggi? E se ci si deve limitare alla dimensione, quella che noi chiamiamo del pre-politico, oppure occorre ripensare a una presenza politica anche nuova? Allora, il filone del cattolicesimo democratico è nato e cresciuto, lo diceva Scoppola, grazie ai cattolici che si sono occupati di curare e far crescere la democrazia come luogo teologico. Questo è il primo passaggio fondamentale, in cui incarnare la propria fede, senza vergognarsi, senza nasconderla, renderla inclusiva, ma renderla una ricchezza in più. Questo è il modello di laicità italiana che permette alle fedi di entrare nello spazio pubblico e di dare un più, perché altrimenti si fanno diventare religiosi i principi dello Stato e i francesi questo lo hanno ben capito e vorrebbero tornare indietro. Questo filone è dunque un'esperienza anzitutto, personale, comunitaria, è un modo di stare nel mondo, ma Ritten direbbe che è un continuo ritorno in sé stessi, per incontrare il mondo. Un mondo che evolve, che ha problemi nuovi, che non chiede di dare risposte vecchie, a volte siamo abituati a fare questo, con schemi vecchi, dove la vita spirituale, e questo è un altro punto, nutre progetti e sogni, amicizie condivise e comunità pensanti, riforme e anche, anche delle responsabilità comunque sempre nuove. Dunque il nostro riformismo non è ideologico, ma è personalista, è la conseguenza di un modo di essere. Si è riformisti nella tradizione del cattolicesimo democratico perché si può solo fare un passo in più, per vocazione, perché lo chiede il cuore, diciamo. Si è spinti nella ricerca sempre dell'aldilà, del fare un passo in più, in cui la società ha bisogno e le persone. Questo passo che Martini chiamava col trattino e anche un altro gesuita, De Sarteau, francese, chiamava l'aldilà, è dove noi incontriamo vita sociale e politica. Difendere l'aldiquà, attenzione, queste due categorie sono fondamentali per noi anche a livello politico, rimpiangere quindi la tradizione, dire che era meglio ieri, pensare di fare nascere il nuovo in un paradigma vecchio, rischia di farci vivere nella morte, ma soprattutto nella desolazione. E molti di noi continuano sempre solo a lamentarsi e dicono era meglio ieri. È vero che noi giochiamo con venti contrari, perché ci sono stati momenti in cui i venti erano più forti e si poteva calcolare la rotta. Oggi,
vi do solo un dato che conoscete meglio di me, preoccupa quello che il Censis, che non è una carta sacra, però dice, dà un termometro di come gli italiani pensano. Gli italiani sono pieni di paure, sono malinconici, sanno di vivere e di subire ingiustizie, ma decidono in maniera cosciente di non impegnarsi. Quindi noi abbiamo a che fare con un tessuto sociale che è difficile a riattivarlo, se non entrano parole nuove che rigenerano. E allora tenete anche conto di questo. Quando io mi ero occupato di Moro qualche anno fa, ho scoperto che nelle nostre classi, nelle nostre scuole, su 100 ragazzi, 7 ragazzi hanno sentito più o meno parlare di Moro e sanno chi è. Dunque questo lo dico perché non dobbiamo dare nulla per scontato, perché la trasmissione da generazione a generazione, anche a livello sociale e politico, o si vive o altrimenti c'è una cesura che diventa difficile poi, diciamo così, recuperare, perché diventa un pezzo di museo quello a cui bisogna riattivare e non lo si fa. Allora, noi, questa tradizione nella storia ha avuto, secondo me, tre momenti, e noi siamo in un quarto momento, di nascita, di vita, di vitalità, di morte e di rigenerazione. Allora, il primo, certamente, dove in tutti e tre i momenti il cattolicesimo democratico ha anticipato il magistero, ha fatto un passo in più, lo ha fatto pensare, lo ha messo anche in crisi, ma oggi c'è uno schema opposto, è che è il magistero che sta dettando l'agenda soprattutto a chi è impegnato in politica. Lo ha già ricordato bene Pierluigi, l'ecologia integrale, questo approccio oristico alla dimensione dell'ambiente è fondamentale, perché è una chiave antropologica, non è una chiave ideologica questa. Ma soprattutto quello che sta ponendo adesso nelle agende e sta sfidando il mondo è questa dimensione della fraternità, che noi non possiamo sottovalutare e neanche inzuccherare. Questa è una scelta politica. Chiuderò con questo. Allora, il punto è questo. Nel 19 con Sturzo, e quindi ancora prima col discorso di Cartagirone, questa tradizione ha fatto una scommessa nei territori, nei legami sociali che hanno permesso di trasformare gli individui in persone, perché questa è la struttura nostra anche che è entrata nella Costituzione, e poi ha, attraverso parole di speranza, e non sempre contro i nemici, eccetera, ha generato un modello politico. Mussolini aveva fatto il contrario, aveva generato paura e compattato. Poi c'è stato un tradimento di una parte dell'ala sturziana, che ha appoggiato la parte più conservatrice, e questa prima frase, permettetemi di dirle, è implosa. Durante la guerra, la resistenza bianca, invece di nascondersi nelle sacrestie, che cosa ha fatto? Ha pensato al mondo che doveva venire. E nel 1946 i costituenti cattolici, e quindi il personalismo di Maritain, la visione di Montini, la forma di Stato, l'economia sociale di mercato, una visione geopolitica chiara, ha fatto sì che si conformassero delle identità che avessero un'identità molto chiara. E allora nascevano persone che erano riformiste per vocazione, al servizio di programmi molto temperati, un potere mite, attenti all'arte della mediazione, interclassisti, competenti sui temi concreti della politica, attenti ai temi della formazione, costruttori di beni comuni, prima appunto di quello di individuale, e poi con attenzione alla coesione sociale. E attraverso questo patrimonio di persone che erano state formate, insomma, noi siamo riusciti a attraversare anche il terrorismo. E questo ve lo dico perché io ho fatto molti anni nelle carceri, accompagnando questi, anche chi aveva sbagliato, le persone delle Brigate Rosse, e mi dicevano che la nostra presenza arginava il loro, li hanno arginati culturalmente, loro non erano riusciti a scavalcarci culturalmente. Poi la crisi, quando l'obiettivo, lo diceva anche Scoppola, è stata l'occupazione delle istituzioni, fino ad entrare nelle logiche anche della corruzione, che la politica costa molto, ma non siamo riusciti a cambiare paradigma. E fino, diciamo, a Tangentopoli
molti esponenti del cattolicesimo democratico avevano subito, diciamo, dal sistema, avevano pagato il fatto di mantenere una spesa che doveva essere fatta. Mai avremmo pensato di entrare in uno scandalo come quello che c'era adesso, in genere. Perché? Ma perché le comunità ci si autoproteggeva, ci si aiutava, c'era un conforto, c'era la ricchezza era nelle relazioni e anche nel desiderio di servire. Poi il colpo d'ala del 94, lasciatemi dire così, con Scoppola, Elia, Martinazzoli, Castagneti, De Mita, Bassetti, Bazzoli, Garavaglia, Astori, Bodrato e anche tutte una serie di seconde linee come la Enoch, adesso presidente del Bambino Gesù. Tutte queste persone sono nate, cresciute in questa tradizione, fino ad arrivare al presidente Mattarella, quando appunto hanno cercato di trovare e di dare un compimento al sogno di Moro nella democrazia compiuta, in un'operazione politica plurale nutrita da appartenenze plurime. Proprio perché si sapeva da dove si veniva, si conosceva anche verso dove andare, e quindi i popolari, e poi l'Ulivo e poi la Margherita, esperienze tutte note, erano enzimi di processi. Non si perdeva la propria identità, ma nel frattempo la nostra identità era inclusiva, inglobava e si poteva parlare. Il punto di cesura, secondo me, è stata certamente la vita in rete e la cultura populista. Queste entrambi hanno disintermediato, e questo è stato il punto focale, la morte un po' di una tradizione, e hanno privilegiato, la dico con uno slogan, il consenso toccando il pathos, quindi le paure e parole di cattivismo, che a noi non riesce, perché questa è la nostra tradizione, bisogna di argomentare, sul logos, che nella tradizione del cattolicesimo democratico ha bisogno di incontro, di formazione, di ragionamento e soprattutto nell'essere uomini e donne morali del calcolo delle conseguenze di una scelta che si fa e condividerla. Tutto questo, il tempo della rete che ha velocizzato tutto, ha disintermediato, e la cultura del cattolicesimo democratico è in debito, non riesce a corre dietro, non ha anticipato. Allora, ci sono tre sfide urgenti, a mio giudizio, che come un fuoco sotto la cenere può fare riesplodere questa tradizione, diciamo. Secondo me sono quella della laicità, quella della Costituzione intesa come progetto e quella della fraternità. Provo a dire due parole su ogni punto. Nel volume Quando i cattolici non erano moderati, che sono andato a rileggere, Scoppola scrive: la laicità non riguarda solo gli stati, le leggi, il modo di essere delle istituzioni. La laicità è prima di tutto un modo di vivere l'esperienza religiosa a livello personale e interiore. Se manca questa condizione interiore, anche gli aspetti istituzionali della laicità ne risulteranno indeboliti e alla fine compromessi. Su questo noi giochiamo la partita italiana, diciamo, della politica, perché io sono vissuto anche in molti altri stati, questa dimensione non c'è. Se noi sottraiamo la laicità, l'appartenenza di fede diventa quasi fondamentalismo. Se voi analizzate i linguaggi di Trump, Bolsonaro, Orban, Le Pen, che si alleano col potere religioso, è il potere politico che usa il potere sacro per dire: sono l'espressione mandato da Dio. Il nostro linguaggio, la nostra esperienza, se leggete Kuhlman, Dio e Cesare, esattamente invece separa le due dimensioni e le rende possibili, anche per chi non crede. Quindi noi diventiamo, nel nostro argomentare politico, credibili anche per chi non appartiene alla nostra tradizione, perché non la imponiamo, la testimoniamo. La laicità è prima di tutto, appunto diceva Scoppola, questa esperienza, ma se l'esperienza del cattolicesimo cerca identità e sicurezza, non inclusione e cambiamento, allora questa tradizione è in ginocchio, si mette in crisi. Dunque noi assistiamo a livello culturale, secondo me, il ribaltamento della conquista che abbiamo fatto dal 46. Mentre c'erano anche i padri della civiltà cattolica, Gedda, Pio XII, che volevano imporre un ontologismo sulla realtà, e quindi l'idea di una natura fisicista, Maritain e Montini, grazie a loro, noi siamo
entrati nel personalismo con un discorso inclusivo. Ma se invece ritorniamo alla categoria che abbiamo abbandonato, questa diventa per noi un problema culturale che ci blocca nelle categorie, non so come spiegare, ci blocca nelle categorie, più prima che nella trasmissione di un'esperienza. Secondo, la Costituzione, bene, quindi l'antidoto a questo è, diciamo così, a mio giudizio, capire chi è ancora testimone di questa eredità, ce ne sono moltissimi. Io quello che vedo è che sono molto soli e molto spesso si nascondono da un'appartenenza partitica e quindi promuovono il civismo anche nelle amministrazioni locali. Manca chi le raccorda, manca la connessione, perché oggi la politica non è più eteronoma, ma è, diciamo così, molto più orizzontale. Tutto ciò che è PARS, partito, partecipazione, dipartimento, tutto ciò che vive della parola PARS è in crisi, se ci pensate, ma tutto ciò che vive della parola SUN, questa che è connessione, comunione, comunità, funziona e dà vita. Ma il problema è che il secondo livello del SUN è molto difficile se non c'è qualcuno che raccorda, connette, porta, diciamo, a un livello più alto quello che c'è già. E il nostro paese è pieno di realtà virtuose, le conosciamo, nelle quali noi apparteniamo anche. Ma queste realtà virtuose sono solitarie, sono monadi, non si riescono a connettere. Torino e Milano sembrano distantissime e nella rete noi facciamo molte operazioni personali, diciamo così, egoistiche, ma non promuoviamo bene comune o azioni più sociali. Secondo, la Costituzione intesa per noi come progetto significa che la democrazia, che per noi è sempre stato è il tema, è da, diciamo così, da vivere ed amare nella sua sostanza, non nella sua procedura. E noi siamo slittati molto nella procedura. E questo un po' inginocchia e anche diciamo, la tradizione di Onida che ci guarda e ci dice: il cattolicesimo democratico ha raccolto gli obiettivi e le idee delle rivoluzioni liberali e democratiche sviluppatesi a partire dalla fine del Settecento, integrate dagli obiettivi dei cattolici democratici, ha raccolto in fondo i movimenti dei lavoratori sviluppatosi in Europa nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Siamo stati un cuscinetto, un enzima sociale che ha permesso un'evoluzione fantastica a livello sociale che ha attenuato le dimensioni invece di tensione che sarebbero comunque nate se non ci fosse stata questa smussatura. A questo movimento di pensiero però dobbiamo anche, e questo non dobbiamo ricordarcelo, la struttura dei diritti civili, quelli politici, quelli sociali, il pluralismo sociale, l'organizzazione dei poteri su cui si fonda l'idea di democrazia partecipativa, intesa appunto come strumento di una società autonoma e attiva. Allora il punto è questo, la proposta è stata la sintesi matura tra equilibrio tra le esigenze di garanzie con quelle in grado di finalizzare l'esercizio del potere al servizio di una crescita umana integrale della società. Tutto questo noi lo stiamo ancora garantendo? Non è un rimprovero che io vi sto formulando, ma se i padri non sono riusciti a trasmettere ai figli questa, diciamo questa, e renderlo ragionevole questo patrimonio, che cosa è mancato? È possibile ancora, come dire, far rinascere dopo una risistemazione questa possibilità, ripartendo dai territori, da queste condizioni, da queste stelle polari che ci animano e ci toccano e che ci fanno conoscere senza riconoscere, oppure no? Questo è il punto. Questa è la domanda, secondo me, fondamentale. L'ultima cosa che voglio dirvi è questa. La scommessa che noi abbiamo è di cogliere nel segno quello che la Chiesa ci sta chiedendo come sfida, che è il punto della fraternità. Guardate, non è fratellanza. La fratellanza sono legami di sangue, anche i mafiosi la vivono, i corrotti la vivono perché sono legami di utilità. Ma la fraternità è anzitutto è il comprendere culturalmente che noi viviamo dello stesso destino, che i problemi miei sono come quelli che vive oggi nella connessione una persona come me lontana da me. E
C'è uno psicoterapeuta che dice: ma qua, se dovessimo nella cultura nostra svuotare il secondo comandamento, che cosa capiterebbe? Beh, capita che se va bene io dell'altro ho paura, se va male io cerco lontano, diciamo, in rete. E guardate, questo è un paradigma che capita anche alla politica. Nel secondo capitolo dell'enciclica il Papa pone alla nostra attenzione questa parabola del buon samaritano che conoscete tutti, non vi voglio spiegare, ma lì che cosa c'è? Il punto qual è per la politica? È che il samaritano, nemico della cultura del giudeo che incontra, che cosa fa a livello politico? Riorganizza i bisogni che quella persona davanti a lui ha in questa dimensione di compassione, di movimento del cuore, umana, molto semplice, che possiamo riconoscerla anche in noi. E la politica è semplicemente questa. Ma se la politica non vede più l'altro, perché muore, l'altro è morto, diciamo, nell'idea, allora qui diventa un problema, perché diventa a questo punto ideologia. Allora imponiamo ciò che non, a volte non c'è da decidere, perché non è un bisogno, e a volte perché non riusciamo più a vedere i bisogni reali che le persone hanno. Ma se noi ripartissimo da una narrazione così, dai bisogni che noi abbiamo, dallo starci vicino, da costruire reti di relazione e di solidarietà in questo, ma la politica riparte sotto questo profilo, si entra a farne parte, i ragazzi arrivano, ne hanno bisogno, non sono orfani, vanno ascoltati, hanno altre categorie, ma il nostro problema è ritradurre in parole chiavi quello che loro possono comprendere rispetto a una tradizione che loro non hanno conosciuta, per loro è una tradizione che non è vivente. Dunque, cosa succede se noi facciamo ripartire questa dimensione della fraternità? Beh, la fraternità diventa per noi un processo culturale. La dimensione dell'ecologia integrale rilancerebbe un'appartenenza. Questi temi che sono stati, che sono anche l'agenda europea, l'agenda mondiale anche dell'ONU, di cui sono debitori, sono stati presi, noi potremmo parlare un linguaggio molto laico, con un'appartenenza molto forte, che ci dice che noi siamo caratterizzati da questo. Allora, le chance secondo me sono tre, e finisco. Una grande stagione capillare di formazione. Non si fa da anni, non sono neanche stati investite risorse economiche, eppure volendo ci sono, si trovano, basta poco, ma ritessere gruppi che comunitariamente ripensano la politica, parlano dei temi, selezionano persone, sono diffusivi nelle aziende, nei territori, nella rete delle 26.000 parrocchie che abbiamo, 26.000 parrocchie che abbiamo, 200 diocesi. Noi non riusciamo a riattivare una rete che è solo da far passare forza, vita, gioia, proposta, è già tutta pronta, è una rete già pronta, va solo messo segnale. Però ci deve essere una cabina di regia che lo faccia, e di un coordinamento molto grande, che dove i territori capiscano che non è più eteronoma la questione, ma che è autonoma, cioè che cresca. Grande stagione di formazione. Ampliare i temi e portare dei temi molto chiari. Noi adesso siamo slittati, siamo slittati nei diritti civili e in un soggettivismo, ma il tema della fraternità è riprendere il tema illuministico e rifondare anche quelli che sono i binomi delle altre due categorie, che sono l'uguaglianza e che è appunto la libertà, chiaramente. Slittando semanticamente queste due dimensioni e non avendo la fraternità come punto di comunione, si sono alterate. Quindi i grandi temi per noi quali sono? Per poter anche rimanere nell'appartenenza di questa area socialdemocratica forte? Beh, secondo me sono il tema della giustizia. Il tema della giustizia che è anzitutto per noi riparazione e non è vendetta. E non è neanche ideologia. Quindi è responsabilità del porre nel centro dell'ordinamento il dolore delle vittime, perché altrimenti diventa vittimismo ed è strumentalizzato soprattutto dalle destre. E il
tema del grande, il tema grande dei lavori che nascono, io accompagno molti giovani che non hanno opportunità nel decollare, perché nascono lavori senza diritti e anche senza doveri a volte, ma non sono regolati, perché noi viviamo sempre solo, e questo paradigma della sinistra ci ha un po' schiacciato, nel paradigma della subordinazione, ma per noi il lavoro non è solo subordinazione, è anche creatività, è anche libera professione. Questa dimensione non riusciamo a coglierla nel suo valore. Terzo punto, l'ambiente. Il quarto punto sono le riforme istituzionali. Noi abbiamo grande omissione di non aver fatto una legge elettorale e di non avere pensato lo Stato che verrà. Cosa capiterà se verrà fatto un presidenzialismo o se comunque si va verso questa cultura? Chi ripensa le grandi dimensioni dei poteri di controllo che è nella nostra tradizione? Dove si può rilanciare? Anche perché non si può arrivare a ridosso con una... Bisogna preparare una grande cultura diffusa perché poi le idee salgano e diventino poi legge. In questo modo io vedo che la possibilità che questa tradizione ha nel riattivare la politica, anche un po' la nostra partecipazione, può ritornare a far diventare la politica veramente una forma alta d'amore e di carità. Grazie. Grazie Francesco, veramente un intervento molto prezioso. E volevo dire che vedo molta gente in piedi anche nell'altra sala dove c'è un monitor, c'è che oltre a quella sala lì c'è il collegamento televisivo anche con la sala al piano terra, e quindi... E poi c'è anche fuori nel porticato, è una bella giornata oggi, quindi forse si può persino stare fuori, ecco, perché vedo che siete tutti un bel po' in piedi. Sui social abbiamo notizie che i collegati stanno crescendo a vista d'occhio. Sono già alcune centinaia che stanno seguendoci sin dal primo momento, quindi tanto vuol dire che funzionano, ecco, perché in genere quando c'è da collegarsi c'è sempre il problema, ma c'è già un dibattito che si è aperto in rete tra quelli che sono fuori, insomma, che sono collegati. Grazie. Allora adesso, come avevo già annunciato, Ernesto Maria Ruffini ci parla del suo e del nostro grande amico David Sassoli. Grazie dell'invito e della possibilità di ricordare un amico, singolare che a farlo sia attualmente un esattore delle tasse, ma è incidentale questa cosa. Pro tempore lo sono, ma diciamo, quando nel 2014 mi chiese di fargli da mandatario elettorale, guardandomi ha detto: ho bisogno di qualcuno di cui mi fido e che sappia far di conto, diciamo, che ci aveva visto un po' lungo su questo. Ricordo di lui, questo è un po' gravoso fare un ricordo, visto che il punto nella locandina di questa vostra giornata è il nostro David Sassoli. Il mio ricordo ovviamente è un ricordo legato a quelli che sono circa 20 anni di amicizia, era un po' un fratello grande per me. Conservo gelosamente, l'ho tirata fuori all'inizio di quest'anno, una foto con lui di una 15 anni fa, lui con la sua immancabile sigaretta, che stava ascoltando qualcuno che si era rivolto a lui. Ecco, io se ricordo David, ricordo un uomo perennemente in ascolto. Lui si interessava, ma si interessava realmente a quello che gli altri pensavano e quello che gli altri dicevano, e quindi era lui anche a provocare, a domandare, me lo ricordate, chiamava, telefonava, si informava su cosa stesse succedendo, su quello che il suo interlocutore stava facendo, e cercava in qualche modo di coinvolgerlo e di farlo sentire quello che realmente pensava che fosse, cioè un pezzo di un mosaico, di una tessera di un mosaico che lui continuamente cercava di mettere a fuoco e di cui cercava di far sentire parte tutti noi, no? Perché poi di fatto questa è la politica,
no? Cercare di mettere a fuoco un mosaico di un progetto comune. E nel suo ascoltare, nel suo coinvolgere, nel suo quasi strattonare dentro questo progetto, invogliava a mettere a fuoco un cantiere, no? Che era più o meno quello che dovrebbe essere la politica in un moderno Stato democratico, un cantiere perennemente aperto il cui progetto si scrive giorno per giorno, non è mai dato una volta per tutte, ma è un progetto il cui traguardo si fa facendo più chiaro mano a mano che si va avanti, e si fa più chiaro, per usare un'espressione a lui cara, mano a mano che noi cerchiamo di rendere più, di allargare e rendere più accogliente la nostra tenda. Ecco, questo era il progetto della politica che si stava portando avanti con la sua opera, ed è, faceva acquistare una dimensione profonda che la distingue da un banale e superficiale accordo utilitaristico di una sommatoria di istanze legittime che però non sono la politica nel senso più profondo del termine, non è un elenco di richieste, ma un cammino che fa scoprire il progredire e gli orizzonti di un cammino comune, di un popolo in cammino, dove il primo passo è sempre dato dall'ascolto, ecco l'ascolto con cui ho iniziato, l'ascolto caro a David. In questo cammino lui riusciva a riconoscere l'importanza del contributo di tutti, cioè chiunque poteva fare parte di questo cammino. Lui invitava gli amici a camminare con lui e in qualche modo a fare politica, ciascuno nel suo modo, ciascuno con le sue capacità, ma cercando di ricevere il contributo di tutti dava importanza e riceveva forse ancora di più il contributo di quelli che lo avevano preceduto, cioè riusciva a farti percepire l'importanza di essere parte di un percorso che era stato iniziato da qualcun altro e che qualcun altro aveva interrotto e che spettava poi alle generazioni che mano a mano si affacciano su questa terra a portare avanti. Questo era il suo modo di fare politica ed era in qualche modo, lo ricordavo con qualche amico comune nei giorni scorsi preparando questo brevissimo intervento, un metodo di fare politica. Papa Francesco ci ricorda, leggo in questo caso, che ogni generazione ha bisogno di quelle precedenti e deve essere disponibile per quelle future, e dobbiamo avere il coraggio di andare incontro al nuovo senza gettare alle ortiche ciò che altri, noi compresi, hanno costruito a fatica. E il significato di essere una nazione è quello di considerarsi prosecutori del lavoro di altri uomini e donne e costruttori di una casa per coloro che verranno dopo di noi. Questo è inserirsi in un cammino e questo era quello che si percepiva nell'attività e nella politica di Davide, che ti costringeva a mantenerti con i piedi per terra perché tu ti inserivi nel cammino, nel solco che era stato iniziato da qualcun altro. E ciascuno con i propri limiti portava avanti nuovi traguardi e cercava con approssimazione di vedere nuovi orizzonti, nuovi traguardi, consapevolmente, o meglio nella consapevolezza che quei traguardi sono necessariamente, proprio perché umanamente, provvisori, e quindi bisogna sempre incedere e accogliere il contributo di chi cammina con noi. Non so se avete mai fatto una riflessione, non voglio togliere il magistero a padre Orchetta, io nel ricordare Davide lo ricordo come Isacco. Se ci pensate, Isacco è passato, diciamo, alla storia come il figlio di Abramo e il padre di Giacobbe, il nonno di Giuseppe. Non aveva semmai la capacità di fidarsi di Dio di Abramo, non aveva semmai la forza di suo figlio Giuseppe, non aveva Giacobbe, non aveva semmai la capacità di sognare di suo nipote. In Davide riconosco più o meno tutte queste caratteristiche, ma lo vedo specialmente come Isacco, cioè la capacità di inserirsi in una tradizione, di tessere una catena, di raccogliere un'eredità e cercare di consegnarla a chi viene dopo.
Ed è più o meno questa la funzione della politica che lui ha cercato di portare avanti e ha cercato di insegnare o trasmettere agli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerle. In questa storia, in questo racconto che lui portava avanti, lui era cosciente della storia in cui agiva e del patrimonio di vita democratica che il cattolicesimo aveva scritto in questo paese, nel contributo che c'è stato nella stesura della Costituzione, nella ricostruzione del dopoguerra, nella rinascita della democrazia dopo il ventennio, nella capacità di difendere con forza le libertà democratiche dei cittadini durante gli anni del terrorismo, nella capacità di immaginare e costruire la casa comune europea. Lui si inseriva in questo lui cercava di farsi carico, perché fare politica è anche questo, di quelle domande che sono attorno a noi, che sono le figlie delle trasformazioni epocali che tutti noi abbiamo presenti, ovvero la disoccupazione giovanile, le migrazioni, il cambiamento climatico, se ne è parlato prima, la sfida tecnologica, la povertà, gli equilibri mondiali, dove lui credeva che l'Europa dovesse essere credibile e unita. Queste erano le domande di cui cercava di farsi carico e cercava di calarle in un solco, però lo ripeto ancora una volta, un solco e un cammino iniziato da altri, la cui strada non si è interrotta, ma si è interrotto quel cammino, perché la strada non si interrompe mai, si interrompe il cammino di ognuno e il cammino viene ripreso dagli altri su quella strada, su quel solco iniziato. Ed era consapevole, lo insegna il Concilio Vaticano II, di quella speciale vocazione che i cristiani devono, politica, che i cristiani devono sentire come dovere. E qui leggo una frase molto forte di Davide, una vocazione che non ci consente di agitare i simboli della nostra fede come amuleti, con una spudoratezza blasfema, una vocazione di un intero popolo che non vive il cattolicesimo come un emporio dove si passa a prendere un rosario, un vangelo, un santino, ma un popolo cristiano legittimamente pluralista sul piano delle scelte politiche, ma che sulla fedeltà alla Costituzione e nella difesa del sistema democratico non si lascia dividere mai. Questo era come lui ci ha lasciato questa visione, perché la politica questa è, del sentirsi cattolici democratici. E se ci pensate, voi lo conoscete anche da più tempo di me, lui ha rinunciato a una brillante, importante carriera da giornalista, proprio perché sentiva quel dovere che si diceva prima, non ha voluto abdicare alla politica, non si è lasciato vincere dall'indifferenza, non ha preferito non essere scomodato, che è una tentazione frequente, ma ha preso sul serio il mondo e non ha sottratto il proprio contributo alla comunità. Sempre Papa Francesco dice che è vergognoso sottrarre, anzi lui utilizza un altro termine, rubare il proprio contributo alla comunità. Questo è un dovere per un cristiano, poi il contributo lo si può dare in mille modi, ma è un dovere da tenere presente. E quindi la scelta, è stata citata prima da padre Francesco, ancora oggi è sempre quella tra l'essere dei buoni samaritani o semplici passanti. Se lasciarsi vincere dall'indifferenza per non essere scomodati nel nostro quiete vivere, oppure farsi carico della comunità dove si vive. Credo che lui ci abbia lasciato, visto che a me tocca ricordarlo, l'impegno e la promessa di non sperperare l'eredità che riceviamo e di dimostrare, come diceva la Pira a lui caro, che il cristianesimo ha ancora qualcosa di importante da dire per il mondo e per la politica. In fondo ci siamo cresciuti come cattolici, sapendo che noi dobbiamo essere il sale della terra, no? Non essere insipidi. Ecco, noi dobbiamo essere sale, non essere guarnizione insignificante, ma perché è il dovere di un cristiano, non nulla di più, il dovere di non sprecare
i propri talenti e ognuno ha i propri, appunto. Ecco, credo che quello che ci lascia è l'invito, o appunto la promessa, come la voglio ricordare io, ad essere classe, ciascuno classe dirigente del paese. Classe dirigente vuol dire saper dare un indirizzo alla comunità in cui si vive, qualunque essa sia, alla propria fetta di paese che ci è consegnata, la nostra scuola, il nostro ufficio, e indipendentemente dal ruolo che si è chiamati a svolgere o a ricoprire. Ciascuno ha il dovere, ce lo dice la Costituzione, e visto che l'articolo 4 della Costituzione, di quelli che prima richiamava Castagnetti, è stato sito anche con il contributo dei cattolici democratici di quell'epoca, ciascuno ha il dovere di contribuire al progresso materiale e spirituale della nostra società. È un dovere, e per un cristiano questo dovere vale doppio: non lasciare che per quieto vivere si lasci non curato il pezzetto di mondo che ci ha affidato, indipendentemente dal ruolo che si è chiamati a ricoprire. Credo che sia un impegno, quello che ha dimostrato Davide, lo ricordo ancora, poteva farsi tranquillamente un'altra vita Davide. Ha voluto fare politica proprio perché ha sentito di non dover lasciare alcuni dei suoi talenti sotterrati, ma metterli a frutto per la comunità in cui ha vissuto. E con questo esempio, con questo invito, spero che ciascuno di noi, ciascuno dove è, possa fare altrettanto. Grazie Ernesto Maria. Approfitto per dire che il 9 di gennaio verrà presentato per iniziativa di Claudio Sardo una raccolta di tutti i discorsi di David, sarà presente anche la von der Leyen e altri dirigenti dell'Unione Europea, e approfitto sempre anche per fare un'altra segnalazione: chi vuole avere un aggiornamento della modernità della cultura politica del cattolicesimo democratico potrebbe comprare il bel volume sull'uguaglianza che ha scritto Ernesto Maria Ruffini, che è una cosa veramente molto, perché non è un tema così facile e neanche così popolare, ecco, per quelli che sono alla ricerca del consenso, che è anche giusto, insomma, ecco. E lui ha fatto una cosa veramente notevole. Grazie, adesso cambiamo allora lo scenario. Dovreste avere in cartella, se ci sono ancora delle cartelle, perché vedo che sta arrivando la squadra del Nord, perché sono non solo i treni erano in ritardo, ma con purtroppo il funerale di Mihajlovic non ci sono neanche i servizi di taxi, sono arrivati a piedi. Però vedo che alcuni di quelli annunciati sono finalmente ci hanno raggiunto. Ciao. Allora, no, adesso. Allora il titolo è il nuovo partito. Ecco, cominciamo con Gino Mazzoli e poi Luca Castelli, dov'è? Ah, è qua, a cui è stato già comunicata la ferale notizia che non si può superare il limite dei 20 minuti, perché so che entrambi avevano preparato delle robe più un po' più lunghe. Allora, via, Gino. Metto qui il cronometro. Vi ringrazio, è un piacere, un onore e anche un'emozione, perché insomma l'impegno Cattodem inizia 49 anni fa, che è un numero particolare per l'Italia, 49, deve esserci un aspetto cabalistico. A un intervento magistrale di Pierluigi al comitato, a un incontro della DC di Reggio Emilia, quando intervenne duramente su Galloni, che fu tentennante sul colpo di Stato in Cile. E tu lo asfaltasti, come si ama dire adesso, con Travaglio che asfalta tutti quanti.
in un modo talmente forte, talmente acuto, che mi emozionò al punto tale che io ero andato con dei miei compagni di liceo che frequentavano la decima, ho detto vieni qua, sono andato con molta poca attenzione perché io ero più movimento studentesco, mi ha talmente colpito che ho cominciato a incuriosirmi di questa strana creatura che era la sinistra democristiana. E quindi io che sono cresciuto a Pane e Solidarietà Nazionale, perché ho fatto una gran bella esperienza di Movimento Giovanile della DC a livello locale e nazionale, in quel periodo per me il PD è la mia casa, nel senso che è erede di quella storia, anche se per come è fatta l'Italia, che è un paese che ha solo 160 anni di vita, ha avuto in mezzo due guerre mondiali, una dittatura di 20 anni, un partito comunista antisistema fino agli anni 70, le malavite più grosse del mondo, una burocrazia terrificante, una quantità di norme da gestire, una quantità di piccoli comuni, francamente il passaggio da Ulivo a Partito Democratico e da proporzionale a maggioritario mi ha sempre avuto un odore di eccesso di illuminismo, per non parlare delle ultime cose, no? Quartieri, province, su cui dissento dal mio caro amico Graziano che è qui davanti, che pure le ha dovute portare avanti ob torto collo, secondo me. Anche la riduzione del numero dei parlamentari fa parte di questa difficoltà di cogliere la complessità alchemica della costruzione di consenso all'interno di un paese così complicato. Io comunque, dopo questa breve esperienza, mi sono occupato di formazione, ricerca e consulenza nell'area del welfare e quindi ho continuato la mia vecchia passione di educazione alla democrazia dentro 30 anni di lavoro nella mia piccola impresa, con cui riesco a stare in piedi facendo cose che secondo me hanno senso. E quindi ho continuato a fare diffusione del pensiero democratico a mio modo. Quindi vi ringrazio di questa opportunità perché il tema secondo me è quello di unire i puntini. Vediamo un po' se si vede qualcosa. Bisogna unire i puntini nel senso che ci sono molte cose che sono scollegate tra loro, che non vengono mai analizzate in maniera connessa. Il primo elemento da unire è questo schema strano che ha disegnato mio figlio, un po' più disegnatore di me, ma che io ho modificato con le mie modalità un po' naif. Sostanzialmente c'è da sempre stato un piano di sotto dove come persone umane e i mondi vitali costruiamo fiducia e senso e un piano di sopra dove politica, religione, economia, diritto, mass media costruiscono la scena pubblica. E ci sono sempre stati dei soggetti che fanno transito tra il piano di sotto e il piano di sopra, sono partiti, sindacati, associazionismo, che sono i corpi intermedi, come dice la Costituzione. Il punto è che le due novità sono che il mondo di sopra è diventato estremamente violento, nel senso che i processi di velocizzazione, per cui se non sei 4.0, 5G, iperveloce, sempre connesso, sei fuori, per cui disabili, anziani, matti, vulnerabili di tutto il mondo, come potranno stare a quel passo? E poi la disintermediazione del corpo per il fatto che se non sei costantemente davanti a un device non riesci a stare al passo coi tempi, e stare il 66% del tempo davanti a un device prima del Covid, poi è diventato 90% col Covid, come facciamo a fidarci degli altri se non guardiamo negli occhi le persone? La fiducia non avviene perché guardiamo in telecamera qualcuno, mi è capitato in questi due anni lavorare in formazione così, non si costruisce la stessa fiducia. Se i gruppi politici lavorano soltanto di WhatsApp, finché non si vedono occhi negli occhi, la fiducia è questo, siamo corpi che pensano, pensieri dentro un corpo fermo ti comunica molte cose, nei suoi colpi di tosse, nei suoi passaggi, nei suoi occhi bassi, è tutto diverso. Quindi le funzioni base di spazio e tempo sono fatte fuori, c'è un meccanismo di bulimia, di opportunità che ci arrivano addosso fin dagli anni 70, per cui non riusciamo a raccogliere tutte le istanze che ci arrivano addosso e quindi sentiamo inadeguati, c'è un'ansia prestativa che ci assilla, non hai colto quel volo della Ryanair a 30 euro e quindi sei un tagliato fuori, non sai 110 di curriculum, non vale niente, se non sei il migliore a pallavolo, a calcio, a danza, tutte queste attività, i nostri figli nascono con aspettative enormi addosso a loro che non riusciranno mai a prendere, a cogliere, quindi è un'ansia prestativa e un senso di inadeguatezza che abita quella situazione. Per di più i corpi intermedi della funzione di transito sono crollati, nel senso che i partiti non sono più luoghi di composizione delle diverse posizioni, luoghi di formazione e informazione, di costruzione anche di legami sociali. Il sindacato è appena nel penultimo posto, appena avanti ai partiti, anche se è ancora una grande forza di presenza sui temi del lavoro. L'associazionismo vede un calo di iscritte perché le nuove organizzazioni sono gasose, l'Istat mappa il fatto che gli italiani per il più del 50% non vogliono più fare volontariato dentro le organizzazioni perché vanno in pensione a 68 anni, ho due figli che non so se sanno da lavorare, ho anche i miei genitori da assistere. Caro sindaco, queste sono le due ore che ho da fare.
non chiedermi di più, di non voglio più sentire di carte bollate, di associazionismo, di meccanismi democratici. Quindi è una difficoltà strutturale anche di questo sapere di transito. Questo produce una sorta di spostamento nell'asse di queste la parte di sinistra di questo schema, non sto a nominarla perché sarebbe troppo lungo, questa parte di sinistra è quella che va per la maggiore, alla vostra sinistra. La parte alla vostra destra è ciò che ci rende però umani. Noi possiamo passare tutta questa parte infinito di scritto, di immateriale, di globale, di veloce, di individuale a un computer. La parte di là, su cui si stanno impegnando con modalità diverse sia Giorgia che Greta, è il circoscritto, l'orale, il corporeo, il pratico, il locale, tutto ciò che ci rende specificamente umani. La rivendicazione che parte da questa situazione è intorno a questo schema che è saltato. E quindi c'è un risentimento che produce delle ricadute pratiche, perché i quasi poveri oggi in Italia, nel nord Italia, questo è lo schema del nord, sono moltiplicati dopo la crisi della Lehman Brothers, ma io li incontravo già a fine anni 90. I nuovi vulnerabili del ceto medio impoverito sono stati un cambiamento cruciale non solo nell'Italia, ma in tutto il mondo occidentale, ed è su quel 30% dei quasi poveri, dovuti al fatto che hanno meno reti per potersi sostenere, che si sono giocate le elezioni del 2018, dove mi era saltato il cellulare, per questa roba del 30% dei nuovi poveri affliggo l'Italia dal 2006, ma a un certo punto, il 4 marzo del 2018, mi è esploso il cellulare, avevi ragione. Questo è il nodo. Non possiamo, queste persone del ceto medio impoverito, che non sono abituati a faticare ad arrivare a fine mese, che sono sopra la soglia ISEE, che hanno spesso casa, lavoro, titolo di studio, che hanno tendenza a vivere al di sopra le possibilità e si indebitano per cogliere pulimicamente tutte le opportunità, che hanno però povertà di reti familiari e sociali. Fino a ieri gestivo la mia azienda di artigiani, poi ho dovuto chiudere, o gestivo il negozio di commerciante e quindi impoverisco per eventi naturali. I divorzi oggi sono, le separazioni sono 10 su 8, i saldi vanno in... Faccio il saldo di coesione sociale in alcune città, 10 matrimoni, 8 separazioni, in alcune città sono 10 e 10, in altre 10 e 7, non vuol dire che va a finire tutto così, vuol dire che il saldo di coesione di quell'anno è di questo tipo. E hanno vergogna a chiedere aiuto e oggi è diventato risentimento. Esposi queste tesi a Bersani, al Nazareno, 14 anni fa, e mi disse: hai ragione sulla vergogna, ma quando avranno poi bisogno verranno ai nostri servizi a chiedere aiuto. No, il problema non è di natura economica, natura psicologica. Io, che sono stato una persona che ha seguito e ha pagato le tasse fino a ieri perché tu ti occupassi degli ultimi, adesso mi stai a fare delle storie perché sono 100-200 euro sopra la soglia ISEE, ma io ti disintermedio, tu hai rubato, piove governo ladro, divento sovranista, divento populista, divento novaxista, divento terrapiattista. La radice di questa dimensione è di natura essenzialmente psicologica, e se tu non cogli questo aspetto perché sei troppo establishment da troppo tempo, perché questo è il nodo del PD, establishment ha anche fatto delle cose molto importanti ma non sente più questo tipo di situazione, come faccio a entrare in connessione con questa situazione? Guardate questo schema. Il tema è che la tenuta psicologica e di rete fa sì che il buon vecchio ceto popolare, anche i ceti immigrati, tengono a un calare di condizioni di reddito, casa e lavoro, mentre chi scende in quel 30% di nuovi vulnerabili, se va giù c'è il dormitorio. Questo è il punto centrale. E allora tu hai delle politiche, e quindi sostanzialmente nel mare Adriatico si confrontano gli africani che vengono su, che fra poco sono 10 volte noi, e il ceto medio che scende. È un confine simbolico questo, ma è un confine dell'Italia, ma è un confine dell'Europa, è un confine dell'Occidente, è un confine dei bianchi. Questa si gioca una partita molto grossa, e l'esito finale di questa non attenzione fa sì che tu hai le povertà tradizionali di cronicità, povertà culturale, quelli che abbiamo da sempre in carico ai servizi, hanno misure, finanziamenti, competenze e routine molto presenti. Abbiamo spacchettato anche tutti i piccoli pezzettini di intervento, e quella zona di nuova povertà che è il 30%, non è il 5%, non ci sono competenze, soldi, finanziamenti, routine. Questo è un tema politico, strategico, perché a questi non possiamo solo dire norme e soldi. Il REI era un'ottima iniziativa, il reddito di cittadinanza ha confuso tutto, perché solo dove è gestito bene dai servizi sociali ottiene dei servizi importanti, ma noi con questo tipo di operazioni abbiamo come una
supposizione, non so come dire, se è qualcosa di gente che se la tira un po' troppo, si pensa che in quella zona di sotto c'è comunque una capacità riproduttiva continua e infinita della fiducia e del senso. Non è così, esattamente il Papa ha colto perfettamente questo tema. C'è un problema ecologico, non puoi andare avanti a pensare che il plancton e la funzione clorofilliana si rifanno sempre se tu non ne fai manutenzione. C'è un problema sociale e dunque di democrazia, che non può essere, non è un algoritmo giuridico, la democrazia è una mentalità attiva e critica rispetto al contesto, è il deposito nella memoria collettiva di tutte le gestioni dei conflitti in modo non violento, questa è la democrazia. Dopo è anche un sistema di algoritmi giuridici, ma io che mi sono fondato sul pensiero di Maritain so che questa è così e che le democrazie storiche non possono fare a meno nemmeno di un fondamento, se non volete religioso, almeno di qualcosa di valore, di senso che va oltre il dato sensibile. Dare per scontato che questo si riproduce da solo vuol dire che noi andiamo vicino a quel 30% dicendo ma c'è la Costituzione, ci sono i diritti, scendi in piazza, votiamo. Questa roba è troppo lunga mentalmente come processo e non sei vicino a me, perché se io sono risentito, se ho paura, se sono disorientato, ho bisogno di qualcuno che venga vicino a me e che innanzitutto stia con me e con me mette in campo delle cose utili che mi avvicinino. Il prius è questo. Il ragionamento razionale con queste persone non può funzionare e lo vedo nei gruppi che io costruisco da tanti anni con i cittadini. Innanzitutto facciamo delle cose che siano utili per loro. Sono quasi degli oggetti doppio fondo dove io vado a sistemare delle cose come queste, dove apparentemente si chiama rigenerazione di un parco, ma intanto che tre domeniche stiamo lì con le famiglie e i bambini, o ci porti neri del centro d'accoglienza e facciamo integrazione culturale. Mentre stiamo mangiando, le persone mi raccontano cose che non avrebbero mai raccontato all'assistente sociale o allo psicologo, mentre stiamo spostando il tavolo e mangiando un piatto di spaghetti. Questo passaggio fa sì che io non dico nemmeno alla fondazione bancaria che sostiene il progetto che io costruisco legami sociali, perché sarebbe troppo ansiogeno. Ci sono molte questioni che le persone cambiano, non necessariamente passando dal circuito logico-razionale, cambiano perché fanno esperienza e solo un 10% accede alla comprensione logico-discorsiva. C'è una formazione psicoanalitica se non sono interessato a questo tipo di aspetti, ma non tutti riescono ad accedere, per cui abbiamo bisogno di oggetti doppio fondo che non perché mentiamo e facciamo un'altra cosa, ma anche un operatore di patronato può fare questa roba. Ci sono una marea di persone con cui sto allestendo risposte e che potremmo allestire anche noi. Risposte, perché mentre fai due minuti di ascolto a una persona che sta portando, come andasse dall'analista, la sua denuncia di redditi, ti porta a questioni decisive, perché è dotato di forte commercio relazionale. Questi piccoli sportelli già attivi possono essere connessi tra loro e valorizzati. Barista che raccoglie persone di sesso maschile depresse, inciuccate al bar e separate, beh, cosa può essere interessante per Gigetto che viene lì e ti posso dare un tablet o delle informazioni e il tuo bar diventa più interessante, o tu Rosina che fai la parrucchiera a cui vengono persone, donne menate dal marito o dal compagno. Questo è il numero del centro antiviolenza, non ti chiedo di essere una delatrice, ma tu sei un punto di raccolta di quel famoso 30%, non possiamo pensare che quel 30% si schianti addosso ai servizi. Allora, se la democrazia è quella roba lì, noi non possiamo pensare che ci sia una risposta meramente di natura razionale. Abbiamo bisogno di pensare che ci sia una risposta di natura diversa. Noi siamo stati molto aiutati dal Covid, nel senso che il Covid ha unito i puntini. Il Covid ha fatto riportare dentro la scena pubblica il fatto che la morte torna a essere un punto decisivo nell'Occidente, che l'aveva espunto dal fine della Seconda Guerra Mondiale. La morte è diventata elemento quotidiano e a questo punto ci sono degli spazi nuovi per riaprire una domanda di senso. Le persone si sono chieste cosa cavolo stanno a fare al mondo, infatti ci sono le grandi dimissioni da posti di lavoro, le migrazioni di persone che vanno verso la montagna con un po' di wifi. Questa roba apre il tema di cosa cavolo ci sto a fare a questo mondo, che è la prima domanda che l'uomo si fa quando viene al mondo. Adesso non rubo il mestiere certo a Francesco Occhetta, che è un caro amico, ma il tema è questo: noi veniamo catapultati non volenti in questo mondo e dobbiamo cercare di paesarci in questo contesto. Questa è una domanda decisiva a cui però nel Covid ha prodotto depressione, disperazione, ma anche maggiore profondità, acchiappare la situazione
dove noi siamo. E questo mi sembra molto significativo, perché rispetto al futuro le risposte sono oggi l'impegno, non rompermi le scatole, facciamoci uno spritz, prima risposta. La seconda risposta è: siamo a Gotham City, speriamo che non arrivi un'atomica di Vladimiro e quindi ci salverà Batman, e infatti Elon Musk va su Marte e Bezos va sullo spazio, perché siamo nel tempo dei supereroi. Oppure l'alternativa, la terza via famosa, è l'infinito nel dettaglio, riuscire a vedere, cambiare lo sguardo in questo tipo di situazione. Esempio, noi siamo andati avanti con questo tipo di idea di cambiamento, siamo degli omoni davanti a un ruscelletto, facciamo un passo e tutto davanti a noi, non c'è problema, questo è l'uomo moderno. La realtà è che noi siamo così, siamo piccoli omarini davanti a un grande fiume di cui non conosciamo neanche i confini, in cui ci sono apparentemente solo pescecani e coccodrilli, ma dentro ci sono anche preziose iniziative, e non riusciamo a vedere, perché abbiamo in testa questo schema, che noi da sempre riusciamo a fare queste robe qua, palafitte, barche a vela, ponti tibetani, zattere, tutte queste cose sono valutate zero, perché abbiamo sempre in testa l'idea che attraversiamo con un passo. Allora, valorizzare questo significa dire, come dice Michel Desertol, un teologo più amato dal Papa per l'epoca moderna, che la gente comune non è idiota e da sempre costruisce con un'intelligenza collettiva tante risposte. Il bar nel vicolo con un ottimo vino, ottima musica e ottimo caffè, a pieno di gente così, anche se il grande avenue definito dall'urbanista è vuoto, perché le città sono costruite dalle persone che ci camminano dentro, così come gli SMS sono stati inventati ai ragazzini a metà degli anni 90, modificando il sistema di comunicazione, non perché qualcuno l'ha deciso, ma perché un sistema di pensiero collettivo lo ha fatto. WhatsApp è la stessa cosa. Allora, se pensiamo che nella vita là sotto ci siano delle risorse, abbiamo un'idea di cambiamento che non è un grattacielo che piazziamo sulla realtà, supposta non esserci presente, ma piazziamo delle cariche di attenzione, di fiducia e di cura all'interno di un guazzabuglio che vediamo come groviglio insondabile solo perché non abbiamo le categorie cognitive per vederlo. Su questo la lezione di Rovelli sui quanti è molto interessante. Dentro a questa penna ci sono dei quanti che saltano in questo momento. È controintuitivo, ma è la realtà, perché lo vai a misurare, ci sono. E dunque, allora, perché non pensare che, e nel 80% della mia esperienza c'è, ma succede, che le cariche di attenzione che noi mettiamo dentro questi nostri punti di cura di una comunità possono diventare, percolando, degli elementi di intreccio molto forte, perché a un certo punto in una comunità questi aspetti di cura si intrecciano e si collegano. Allora è importante pensare che abbiamo bisogno di una massa critica di pratiche utili, collegate tra loro, riflettute, affollate, rivolte al 100% dei cittadini, perché se no noi facciamo incontri solo tra gli impegnati. Se ci incontriamo solo tra i blu, e a volte i blu si occupano anche degli arancioni, i poveri, l'80% degli altri, in cui c'è quel 30% di nuove difficoltà, dove sono nelle nostre iniziative? Magari abbiamo i teatri pieni, ma il tema è che li abbiamo pieni di blu, di gente che non c'è bisogno di sensibilizzarli ulteriormente. Quindi agganciare le persone di questo tipo attraverso questo tipo di pivot insoliti, attraverso un doppio fondo di iniziativa. Questo non è una roba da welfare, non è l'impegno sociale, bravo Gino ti occupi di sociale. Questo è la base del il DNA della democrazia, il resto è sovrastruttura se non abbiamo questa parte di fondo. Vengo allora e chiudo sulla proposta che vorrei fare. I cattolici democratici sanno che la democrazia non regge senza un'ispirazione religiosa. Cito Sartori, politologo liberale non credente: solo un Dio personale per il quale ognuno di noi come singolo importante può fondare indelebilmente la dignità di ogni singola persona e dunque della sua libertà. Sartori, non Maritain. Ora, la sfida è in natura sempre più spirituale, perché la finanza è immateriale, la tecnologia è immateriale, quindi il videogame si sta spostando su quel livello. Allora, in ogni caso, un elemento di senso che va oltre il dato sensibile è la condizione imprescindibile per una cultura della democrazia. Altrimenti siamo neuroni da stimolare. Sarebbe interessante che, no, noi dobbiamo costruire elementi faccia a faccia, ma sarebbe importante fare un investimento industriale anche su una circuitazione di neuroni positivi. Possibile che l'intelligenza artificiale, sto parlando con alcuni che stanno a Seattle per fare questa operazione, il mondo democratico, non il Partito Democratico, il mondo democratico sembra impotente rispetto al fatto che il pensiero autoritario sta scaraventando addosso una perturbazione neuronale che ci rende implumi, paralizzati, terrorizzati, e non ci sono iniziative positive. Se tu metti in giro in modo virale notizie positive, i neuroni delle persone funzionano anche un po' meglio. Scusate se faccio un po' comportamentista.
chiaro che mi serve il faccia a faccia come elemento chiave per costruire fiducia, ma anche quest'altra. Vabbè. Quindi, cattolici democratici siamo diventati meno decisivi nel piano di sopra, probabilmente, ma siamo molto esperti del piano di sotto e soprattutto, vorrei dire, del transito dal piano di sotto al piano di sopra. Questo è il nostro punto chiave, il nostro vantaggio competitivo. Allora, giochiamocela sta competenza. Il PD è l'ultimo partito esistente, grande rispetto per il PD, grande rispetto per chi ha gestito, qui c'è Enrico, nessuna croce addosso ai gestori recenti, però non convoca, non discute, formazione politica quasi scomparsa, sembra abbia rinunciato alla funzione di integrazione, formazione e tutela dei legami sociali, e anche le proposte ho sentito in questi anni, il bar in sezione o il tweet più figo, oppure norme e soldi, giusto norme e soldi, bisogna anche costruire questo faccia a faccia con le persone. E allora il tema è pensare, e chiudo davvero Pierluigi, a una proposta per cui benissimo tutte le battaglie interne per la linea politica eccetera eccetera, nessuna tentazione di cose bianche, per carità, ma consapevoli che la lunghezza per arrivare a fare queste cose, è la lunghezza del percorso, è notevole e qualcuno deve cominciare a farlo subito per garantire non le condizioni del cattolicesimo democratico, le condizioni della democrazia, per la continuità della vita democratica. Quindi la nave deve andare in acque non inquinate, ma qualcuno deve salvare anche il planto, se no per nave non ci vai. E quindi questa cosa si può tutelare solo oltre i confini del partito, con una forte connessione col partito, come fa Papa Francesco con la Chiesa. Bisogna che qualcuno cominci a fare queste cose. Io vedo 10.000 persone all'anno nei miei progetti locali, quindi questa cosa la faccio, ma sono un poveretto, insomma, da solo, cosa volete che possa fare? Serve una cassa di espansione, un airbag, un sistema di ponti nuovo, che è quello che qui si propone, una chiamata raccolta di tutti gli uomini di buona volontà, tutte le persone, devo dire, di buona volontà, forse qua l'ho anche scritto. Tessere comunità. Tessere vuol dire anche delle altre cose in una situazione congressuale, ma qui c'è un problema di tessitura. Una chiamata raccolta di tutte le persone di buona volontà. Abbiamo 5.000 comuni, siamo presenti con fondazioni, cooperative, imprese sensibili, sindacati, associazioni di categoria, camere di commercio, centri di servizio volontariato, BCC, c'è una miriade di soggetti locali che ha bisogno di essere incontrate e composte insieme, ma è complicatissimo comporle intorno a progetti di natura nazionale, è più semplice individuare delle iniziative locali. Le politiche con un margine di intervento discrezionale ormai sono soltanto di natura locale, distretti e città, quello nazionale ha enormi vincoli di natura internazionale, quello globale non è attingibile dai partiti politici, ma tante iniziative locali collegate tra loro e riflettute insieme possono cominciare a diventare politiche nazionali, regionali, eccetera. Quindi unire i puntini e provare a investirci in modo industriale. Un'organizzazione dovrebbe essere un gruppo di influenza, non di influencer, che fa analisi, proposte, nessun think tank, ma cose che fanno interventi su problemi, e deve avere un'organizzazione il più snella possibile, dove c'hai un'associazione, una fondazione, magari la fondazione che ha convocato questo incontro, un brand, un blog, nei gruppi locali connessi. Cioè l'idea di Casaleggio non era male all'origine, il problema è che lui ha fatto i meetup solo come specchietti per la lodo e li ha chiusi. Questo è il tema, il vertice deve essere il locale, le iniziative locali connesse tra loro. In questo senso i CattoDem si possono, e chiudo veramente in 30 secondi, candidare a fare queste cose, non contro qualcuno, non escludendo nessuno. Oggi il mondo cattolico rappresenta i centri d'ascolto, associazioni di volontariato, la cooperazione sociale, nel nostro paese il più ampio tessuto di esperienze, di generosità, di costruzione di legami, di allestimento di risposte. Non lo dico facendo un appello a nostra tradizione, lo dico come analisi sociologica. Allora è del tutto evidente che senza il drenaggio culturale del cattolicesimo democratico queste stesse esperienze possono essere attratte da sirene di ben altro segno, come ben sappiamo. Allora la domanda è: quanto è interessato il PD a riconoscere l'essenzialità di questa nostra presenza? Perché la domanda di senso può essere meglio intercettata da chi di senso se ne intende, da chi è esperti del piano di sotto e soprattutto del transito col piano di sopra. Quindi la gente... Andiamo tra la gente, ma con delle ipotesi, questi sono modesti tentativi di individuarli, e estote parati, per riprendere ancora Don Milani, perché le forme della politica che viviamo sono estremamente liquide, e non serve maledire le tenebre, ma bisogna accendere una luce, dice un vecchio detto talmudico, perché la candela servitora che accende
il lampadario Hanukkah nella festa delle luci è una candela che sta spostata rispetto alle altre che stanno in fila, e proprio perché spostata riesce a accendere tutte le altre. Mi pare che abbiamo capito che cosa ci ha detto Gino, in che direzione dobbiamo cambiarci e cambiare, e anche che funzione può avere il cattolicesimo democratico in un processo di ridefinizione anche del ruolo del partito. Una volta venivamo, ci attribuiamo l'appellativo di esperti in umanità, ricordate anche lì un papa importante, esperti in umanità. Siamo esperti nel piano di sotto, ecco, dove la gente vive, perché in un qualche modo possiamo mettere in connessione quello che c'è nel piano di sotto e altre realtà, altri filoni, altre tradizioni non hanno questa opportunità, l'opportunità che abbiamo noi di mettere in connessione il piano di sotto e di organizzare il collegamento col piano di sopra. Spero che il dibattito approfondisca questa, che non è una provocazione, è un'indicazione di lavoro, voglio che la consideriamo, che la consideriate, una indicazione di lavoro. Poi se al Partito Democratico interessa, bene per lui e anche per noi. Se non interessa, se ne prende atto, ma insomma, bisogna che individuiamo alcune piste da percorrere e uscire un po' dalle secche di un dibattito che a me sembra troppo paludato e troppo uguale a quello che si faceva una volta, un secolo fa. Luca Castelli è il nostro costituzionalista che cerca di dare forma un po' anche a quest'idea, anche se i due non si sono connessi prima e quindi tu sei libero di dire quello che hai pensato per conto tuo. Grazie, si sente, sì, buongiorno a tutti, grazie molte all'onorevole Castagnetti e all'Associazione Popolari per questo invito, è un grande onore per me essere qui con voi in questa sede così evocativa per riflettere su questo tema, appunto il partito diverso, che rinvia al più ampio dibattito sul ruolo, sulle funzioni dei partiti politici oggi, all'epoca dei social... Per organizzare i nostri lavori, voi sapete che è previsto anche un break... però dopo Luca Castelli interviene il segretario e poi noi continuiamo ancora, dipende dall'ora, insomma, no? A un certo momento ci interrompiamo per ristorarci leggermente. Scusa se ci ho interrotto, ma bene. No, appunto dicevo, il ruolo dei partiti oggi all'epoca dei social, all'epoca della disintermediazione di questa società così complicata che ci ha descritto molto bene il professor Mazzoli, in cui antipolitica e spinte populiste sono i segni evidenti di un malessere che può sfociare anche, come abbiamo visto con l'assalto a Capitol Hill, con il piano d'attacco al Parlamento tedesco, in un arretramento nella tenuta delle istituzioni democratiche. Dunque è un tema cruciale per il futuro stesso della nostra democrazia. Qui c'è una bella immagine di Padre Occhetta che definisce i partiti come le arterie, no? Che portano il sangue, l'ossigeno al cuore della democrazia e senza i quali appunto la democrazia è a rischio di infarto. Ed è un tema su cui proprio la tradizione culturale del cattolicesimo democratico e popolare ha lasciato un'impronta indelebile, penso a Mortati che considera i pilastri, i partiti i pilastri della Costituzione materiale e che in Assemblea Costituente presenta quell'emendamento per esplicitare che il metodo democratico si riferisce anche alla loro vita interna. Penso naturalmente ad Elia, alla sua fondamentale voce sulle forme di governo che ha curato per l'Enciclopedia del Diritto, che ci fa capire come i partiti sono elementi costitutivi della forma di governo e non delle semplici strutture che ne condizionano dall'esterno il funzionamento. Io proverò a sviluppare tre punti principali. Anzitutto il ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, lo scostamento dal modello costituzionale che a un certo punto si produce e la crisi di legittimazione che questo scostamento determina. Secondo punto, come il Partito Democratico ha cercato di rispondere a questa crisi, con quali opzioni sul piano statutario
e quindi quale forma partito si può complessivamente ricavare dallo statuto. E poi, anche per provare a dare un contributo al dibattito di questi giorni, quali di queste scelte statutarie si possono ritenere ancora valide, quali invece mancano o non hanno funzionato, quali prospettive si possono eventualmente aprire. Per ognuno di questi profili mi pare che proprio questo paradigma della diversità che ci viene proposto nel titolo di questa sessione sia una chiave di lettura particolarmente utile alla comprensione, come cercherò di far emergere. Allora, il punto di partenza naturalmente è l'articolo 49 della Costituzione, che considera i partiti lo strumento con cui i cittadini si possono associare per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale. Alla luce di questo modello costituzionale, dunque, sono i cittadini associati in partiti i veri protagonisti, mentre i partiti rilevano solo come strumenti della partecipazione dei cittadini. E da ciò deriva anche la necessità, ovviamente, che i partiti siano democratici al loro interno per tutelare al meglio i diritti dei cittadini che tramite loro partecipano. Come è noto, però, queste due nitide indicazioni del testo costituzionale sono state completamente disattese. Sul metodo democratico in assemblea costituente a un certo punto prevale il timore di Togliatti che il PC, dopo essere stato estromesso dal governo, possa essere anche messo fuori legge, e quello che doveva essere il concorso dei cittadini attraverso i partiti diventa il concorso dei partiti, che a un certo punto prendono il sopravvento e diventano i veri centri decisionali in ogni ambito della vita pubblica. Di qui la celebre definizione di Elia del partito di occupazione, ma di qui anche la veemente polemica antipartitocratica di Maranini, prima ancora vorrei dire di Sturzo, no? Che considerava la partitocrazia una delle tre male bestie. E peraltro mi piace ricordare proprio in questa sede come uno degli ultimi atti istituzionali di Luigi Sturzo è stata proprio la presentazione in Senato 16 settembre 1958 di un disegno di legge sulla disciplina dei partiti. Ecco dunque che emerge il primo elemento di diversità, un partito diverso dal modello costituzionale, che non è democratico al suo interno, che smarrisce progressivamente la funzione di rappresentare e mediare tra pluralismo sociale e autorità dello Stato. In questa distanza dalla Costituzione ci sono ovviamente i prodromi di quel processo involutivo che culminerà con Tangentopoli e con la fine della Repubblica dei Partiti. Parallelamente anche la fisionomia dei partiti muta radicalmente, si passa dal partito burocratico di massa, che è quello su cui è modellato l'articolo 49, al partito professionale elettorale, che ci viene descritto da Panebianco, fino al partito personale di Calise, quello che ha tutto strutturato al servizio del leader e in cui la fase dell'elaborazione programmatica passa completamente in secondo piano, e con questo anche i luoghi della decisione e dove si elabora, diciamo, il pensiero, come diceva Pierluigi. Allora, qui entra il secondo elemento di diversità. Il PD nasce nel 2007 per cercare di invertire quello che appare un trend ormai inesorabile di declino dei partiti politici. In che modo? Ecco, costruendo, come ci ricordava Scoppola, un partito nuovo, cioè appunto diverso da tutti gli altri, non un semplice nuovo partito. Se noi riprendiamo la relazione di Vassallo del 2006, questa diversità ruota intorno a tre caposaldi fondamentali: la partecipazione popolare, quindi l'idea del partito aperto, la capacità di governo e quindi l'idea di un partito a vocazione maggioritaria che è al servizio della democrazia governante, il pluralismo culturale e valoriale. Al primo obiettivo corrisponde la doppia dimensione associativa, iscritti elettori, le primarie aperte per la scelta del sindacato, il referendum interno su qualunque tema di politica e di organizzazione. Al secondo obiettivo corrisponde l'unificazione, leadership di partiti, leadership di governo, anche se poi questo automatismo viene meno nel 2019, ma anche la contendibilità della leadership e il rinnovo periodico degli organi. Sul terzo obiettivo, il pluralismo, e sulle sue implicazioni organizzative, beh, qui l'alternativa era tra la federazione e la fusione. Mi pare che ci si sia incamminati più verso questa seconda prospettiva, anche se però bisogna ricordare che il Partito Popolare non si è mai sciolto tecnicamente, ma ha sospeso la sua attività e quindi potrebbe sempre decidere di riavviarla.
Nel complesso il modello che emerge è quello di un partito che cerca di tornare allo spirito dell'articolo 49, sia con modalità più flessibili di membership per rigenerare i processi di partecipazione, sia dandosi delle regole che garantiscono la democrazia interna. Ovviamente molte di queste innovazioni risentono del contesto storico-politico in cui nasce il PD, un contesto caratterizzato da un assetto, diciamo, bipolare del sistema dei partiti che sembrava addirittura evolvere verso il bipartitismo. Ora siamo in una fase completamente diversa, i poli sono addirittura quattro, ma non per questo credo dovremmo rinunciare a appunto quelli che sono i tre fondamentali capisaldi del PD che ne rappresentano l'ubi consistam. Il partito di iscritti ed elettori e quindi le primarie che sono essenziali anche nella prospettiva del pluralismo perché consentono anche di scardinare, no, certe posizioni dominanti che si possono venire a consolidare dentro il partito, lo aprono all'esterno, portano il paese dentro il partito e quindi consentono di costruire una identità più forte perché si radica, diciamo, nel paese prima ancora che nel partito. Secondo tratto essenziale, l'adesione al modello della democrazia governante, terzo il partito plurale che realizza l'unità di tutti i riformisti. E qui vengo alle note dolenti di oggi, diciamo, perché è proprio questo il pilastro che viene messo in discussione con diciamo le modifiche al manifesto. Allora fatemi subito dire che questo aggettivo costituente che viene utilizzato per descrivere la fase attuale a me pare equivoco perché lascia intendere che il manifesto si possa cambiare da capo a piedi, così come un'assemblea costituente può modificare tutta la Costituzione. E mi sembra anche improprio perché un potere costituito, cioè la direzione e l'assemblea attuali, non si possono attribuire un potere costituente, ma semmai un potere di revisione costituzionale. Prova ne sia che le precedenti modifiche statutarie del 2019 sono state realizzate attraverso una commissione per la riforma dello statuto e del partito, non un comitato costituente. Anche perché se questo comitato deve operare, cito, a partire dalle positive intuizioni presenti nel manifesto dei valori adottato all'atto della fondazione del PD, questo mi pare che significhi due cose. La prima, che il mandato del comitato non è un mandato pieno ma è limitato e dunque per antonomasia non può essere definito costituente, che il vero potere costituente è solo quello che si è manifestato all'atto della fondazione del partito e quindi solo una nuova assemblea costituente che sia stata, diciamo, eletta con questo mandato specifico può riscrivere l'intero manifesto o modificarne i principi supremi. Segnalo una cosa su questa norma transitoria che disciplina appunto il percorso congressuale, perché si dicono tre cose. La prima, che sarà sempre possibile aderire al processo costituente entro il 26 febbraio. Che la proposta di manifesto recepirà le indicazioni provenienti dai partecipanti al processo costituente. Che il manifesto però deve essere approvato in ogni caso entro il 22 gennaio. Allora mi domando, ma se io aderisco al processo costituente tra il 22 gennaio e il 26 febbraio, come faccio a dare una indicazione che poi possa essere recepita ai fini del manifesto se questo il 22 gennaio è già stato approvato? Semplicemente io qua vedo una incongruenza che penso possa essere superata, diciamo, convenendo che questo è un processo di revisione che si apre, diciamo, con l'assemblea attuale e poi prosegue con la nuova assemblea. Allora, come provare a declinare unità e pluralismo dentro un partito diverso? Ecco, qui torna ancora una volta il paradigma della diversità, che però a questo punto può assumere due significati. Possiamo parlare di un PD diverso dall'attuale, ma possiamo parlare anche di un partito diverso dal PD. E dallo Stato mi pare che anche sul piano tecnico entrambe queste prospettive siano aperte.
Prima prospettiva, un PD diverso dall'attuale. Io credo che si dovrebbe anzitutto dare maggiore visibilità alle diverse componenti politiche costitutive del partito, no? Le famigerate correnti, prima lo dicevi Pierluigi, rispetto alle quali noi non dovremmo affatto avere una posizione dogmatica e preconcetta, cioè la presenza di gruppi accomunati da matrici culturali e valoriali legati anche a precedenti appartenenze politiche non solo è inevitabile, è fisiologica nella vita di ogni partito, purché ovviamente questi gruppi siano espressione di un come dire, patrimonio sottostante di valori e di principi e non delle mere filiere di potere. Ecco, se voi prendete lo statuto dei democratici di sinistra, prima ho visto l'onorevole Fassino, che è quello che avvia la gestione pluralista del partito, no, dopo la fase del centralismo democratico, beh, lì noterete che l'autonomia programmatica e organizzativa dei gruppi interni è espressamente riconosciuta a partire dal primo articolo. Vi leggo solo l'incipit. Costituiti sul convergere di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno ai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica Italiana, al pensiero socialista, puntini puntini, al pensiero laico repubblicano, al pensiero cristiano sociale, al pensiero ecologista. Cioè, vedete, le diverse tendenze culturali costitutive del partito vengono chiamate per nome e vengono espressamente elencate. E io penso anche che poi dovrebbero queste diverse aree trovare una rappresentanza anche all'interno di uno degli organi dirigenti, un po' sul modello del Senato americano, no? In cui ogni Stato, al di là della popolazione e della grandezza, esprime due rappresentanti. Perché non immaginare, ad esempio, che assemblea e segretario possano essere espressione del popolo delle primarie e la direzione possa invece esprimere questa rappresentanza, chiamiamola organica, delle matrici politico e culturali e dei vari mondi che a vario titolo gravitano intorno al PD. Da questo punto di vista il PD, oltre ad essere un partito federale, dovrebbe essere un partito federatore, cioè appunto in grado di dare piena e paritaria rappresentanza a tutto questo vasto arcipelago di mondi, di associazioni, di forze vive della società che si riconoscono nei suoi valori. Ecco, mi pare poi che l'esempio americano possa essere utile almeno sotto altri due punti di vista. Se prendiamo lo statuto dei democratici americani, scopriamo che al suo interno c'è anche il Party Credo, cioè il loro manifesto dei valori, che peraltro è un testo molto più snello. Ecco, il manifesto del PD invece non è incorporato nello statuto, è solo richiamato dallo statuto, e forse sarebbe utile inserirlo dentro lo statuto, magari sotto un titolo Principi fondamentali, anche per dargli più forza dal punto di vista giuridico, no? Perché sennò rischia di fare la fine del preambolo, che non è il preambolo di Donald Catten del congresso del 1980, ma è il preambolo in cui Calamandrei in assemblea costituente voleva relegare le norme programmatiche della Costituzione perché le riteneva prive di valore giuridico. L'altra cosa che si può importare dal Partito Democratico Americano è come modo di declinare il pluralismo, è questa idea del partito tenda, no? In cui appunto convivono strutturalmente posizioni radicalmente diverse, da Bernie Sanders a Joe Manchin, che addirittura è considerato una quinta colonna repubblicana dentro i democratici, dalla Clinton all'Ocasio-Cortez. Un brevissimo cenno ai luoghi della decisione. Mi chiedo se non possa essere utile per il PD, io non sono molto al di dentro ovviamente delle dinamiche della vita del PD, però se non possa essere utile dotarsi di un vero e proprio ufficio studi. So che c'è la fondazione, no? Che però mi pare sia più una scuola di formazione, ma io ho in mente proprio il modello degli uffici studi di Camera e Senato, cioè una struttura che dovrebbe essere composta da ricercatori full time stipendiati dal partito e che dovrebbe essere la sede fondamentale in cui si fanno appunto le scelte, si generano le nuove idee su tutti i temi, perché altrimenti il dibattito culturale viene completamente pretermesso e viene fatto in outsourcing sui giornali. Due ultime considerazioni. La prima è che un partito che si chiama democratico non può non mettere al centro della propria iniziativa politica, a maggior ragione alla luce di quello che stiamo vedendo nel Parlamento europeo, il Parlamento di David Sassoli appunto, l'approvazione di una legge sui partiti,
di una legge sulle lobbies e di una legge anche, vorrei dire, sul finanziamento pubblico ai partiti, perché se i partiti ottengono il riconoscimento pubblico, a questo punto il tema del finanziamento deve essere rimesso all'ordine del giorno, perché è su queste tre questioni cruciali nel rapporto tra potere e denaro che la politica si gioca il recupero della sua funzione alta e nobile. E poi c'è il tema del Partito Federale, che a me sta molto al cuore, perché io sono uno studioso delle autonomie e quindi lo statuto del PD è quello che almeno sul piano testuale dà da questo punto di vista le garanzie maggiori. Però qual è qui il punto? Che questa rilevanza che viene attribuita al territorio nell'assetto del partito rischia di avere un rilievo meramente formale se poi non è accompagnata da una genuina cultura dell'autonomia, e lo dico in una sede non casuale, che possa anche far prevalere le istanze della rappresentanza territoriale su quelle della rappresentanza politica. I 60 componenti della direzione che sono indicati dai livelli regionali non formano lì dentro un fronte comune regionale che si contrappone al fronte statale, ma sostanzialmente gli specifici interessi di cui sono portatori vengono completamente assorbiti dentro le dinamiche politiche prevalenti a livello centrale. Insomma, prevale sempre questa logica del partito in franchising, no? Che annulla le specificità dei territori. E qui sta una delle ragioni di fondo che ha segnato l'evoluzione in negativo di tutto il primo regionalismo italiano, ma anche a partire dal 2001 il sostanziale fallimento per abbandono della riforma del titolo quinto. Ecco, noi non dobbiamo avere paura dell'autonomia, neppure dell'autonomia differenziata. L'autonomia è uno strumento di differenziazione e la differenziazione è il fine dell'autonomia. Sono due facce della stessa medaglia. Ambrosini, che è il padre dello Stato regionale, porta in Assemblea Costituente una proposta che prevedeva che una regione che per le sue peculiari condizioni potesse anche chiedere al Parlamento un proprio tipo di autonomia diversa da tutte le altre. Allora ditemi voi che cos'è questa se non una forma di regionalismo ante litteram. Allora l'autonomia è un tema nostro, vorrei dire consustanziale della cultura costituzionale dei cattolici democratici, e noi non ce lo dobbiamo far scippare né lo dobbiamo appaltare ad altri. Naturalmente un'autonomia che va realizzata dentro i vincoli di sistema, ci mancherebbe altro, e quindi intanto possiamo avviare il regionalismo differenziato in quanto prima si sia data compiuta attuazione al titolo quinto, ai LEP, all'autonomia finanziaria. Chiudo riprendendo il titolo del nostro incontro. I cattolici democratici sono ancora utili all'Italia? Beh, se noi guardiamo le ragioni che hanno portato alla nascita del Partito Democratico, alla sua strutturazione, l'eredità del cattolicesimo democratico e popolare è presente più che mai e ne ha forgiato i tratti salienti. Nell'unione personale tra segretario del partito e presidente del Consiglio io ritrovo l'Elia che sosteneva questa posizione dentro la Democrazia Cristiana. Nel modello nell'idea del partito aperto ritroviamo ancora Leopoldo Elia che ci diceva di passare dal partito di occupazione al partito di partecipazione. Nel modello della democrazia governante che passa attraverso un chiaro mandato derivante dal voto popolare c'è il cittadino come arbitro di Ruffilli, ma fatemelo dire in questa sede, c'è anche il cuore della riflessione di Giorgio Armillei, un caro amico, un ternano come me, un intellettuale poliedrico che appunto su questi temi ci ha lasciato dei contributi essenziali. E poi nella stessa idea del PD come sintesi e unità di tutti i riformisti si può scorgere per certi versi Lazzati e la sua unità dei distinti. E però ecco, qui sta il punto: per costruire una identità condivisa a partire da questa eredità così feconda serve, come ci ha insegnato Bachelet, la fatica e la pazienza
di confrontarsi con l'altrui punto di vista, affinché la cultura cattolico-democratica e popolare abbia all'interno di questa forma partito pieno riconoscimento e piena agibilità politica. Se non c'è questo presupposto, non c'è soluzione tecnica che tenga, ovviamente, nessuna innovazione statutaria è in grado di per sé di funzionare, e allora si creano anche le condizioni della defezione, che nella classificazione di Hirschman è una delle tre conseguenze, accanto alla lealtà e alla protesta, che si possono verificare quando dentro un partito manchi un reale spazio partecipativo, oppure quando il partito cambi il proprio codice genetico. E quindi anche quell'altra prospettiva, quella del partito diverso dal PD, entra nel novero della possibilità. Ma a questo punto il compito del costituzionalista è davvero esaurito, e la parola passa doverosamente alla politica. Grazie. Grazie Luca. Ho l'impressione che oggi pomeriggio discuteremo in particolare di questa relazione, da quel che capisco. Allora, adesso i lavori proseguono in questo modo. Diamo la parola a Enrico e poi dopo facciamo un'interruzione di mezz'ora, ci sarà qualche paninozzo lì fuori sotto la loggia, e poi riprendiamo con altre due relazioni che io considero fondamentali per dare un contributo al dibattito che è aperto oggi, quelle più di carattere filosofico, insomma, ma di pensiero originale e caratterizzante appunto questa tradizione che si riunisce qua stamattina. Allora, accomodatevi, ripeto che c'è giù anche il collegamento video con l'altra sala, per quelli che sono in piedi, purtroppo anche la sala là del Consiglio è piena, vedo gente in piedi, vabbè. Grazie Enrico, allora. Allora, intanto grazie dell'occasione, che trovo particolarmente interessante per la profondità delle cose che abbiamo sentito e soprattutto per il momento in cui questa capita. Io comincio con la citazione delle parole, delle frasi che da qualche mese a questa parte mi girano di più nella testa, che sono le famose quattro frasi principali della seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, e cioè: il tempo di sciogliere le vele, ho combattuto la buona battaglia, terminato la corsa, ho conservato la fede. In cui per me ovviamente l'obiettivo principale è il quarto punto, e l'obiettivo di vivere questa stagione complicata, molto difficile, molto gravosa, con il senso profondo di un tempo anche difficile, molto complicato, che ovviamente ha vissuto il risultato elettorale, il dopo risultato elettorale, con questo momento di grande incertezza e anche di grande dibattito, di grande difficoltà a capire il futuro e anche a ragionare sul presente, dentro cambiamenti epocali che stiamo vivendo, e abbiamo ascoltato molte cose, credo molto interessanti le cose che abbiamo ascoltato, sono anch'io molto grato a chi le ha presentate nelle due sessioni di relazioni. Ma credo veramente che questo senso di cambio e di cambiamento che stiamo vivendo, lo stiamo vivendo attorno a noi, e mai come quest'anno 2022 è stato l'anno di questo cambiamento. Ne parlavo poco fa proprio con Sandra, la moglie di David, a questa cerimonia che abbiamo fatto per il bellissimo, tra l'altro, bellissimo francobollo che le Poste Italiane hanno deciso di dedicare a David. C'è la sua foto con il sorriso, veramente bellissima, e metteremo nella sede del PD anche questa, la foto grande con il francobollo che è stato deciso. E dicevo a Sandra, questo 22 che David non ha vissuto qui su terra è un 22 in cui ci manca tantissimo il suo
pensiero, il suo modo di guardare le cose, ma ne sono successe veramente di tutti i colori e credo che questo 22 abbia cambiato molto anche il bisogno di una bussola con punti cardinali oggettivamente aggiornati, perché quando entra dentro la vita delle persone, dentro la politica, per esempio, la dimensione che noi non abbiamo mai vissuto durante tutta l'intera nostra vita politica, almeno quella che mi riguarda me almeno, cioè la dimensione della guerra, come l'abbiamo vissuta in questo anno a partire dal 24 febbraio, con la necessità di porsi questioni, porsi problemi, dover fare delle scelte, dover discutere, capire, cercare di capire, una fatica che obbliga a un cambio molto pesante anche rispetto alle cose da dire, alle cose da fare, il modo col quale riflettere e ragionare. E la stessa cosa se penso appunto all'anno che abbiamo dietro le spalle, insomma, tante altre vicende che hanno a che vedere con il cambio del modo di fare politica. È stato citato prima molto bene sia da Occhetta che da Mazzoli la questione dell'impatto della tecnologia nella vita e l'impatto della tecnologia che non è semplicemente una moltiplicazione di possibilità di comunicazione, è un altro modo col quale interagiamo tra di noi, è un altro modo col quale produciamo messaggi in modo totalmente diverso e soprattutto recepiamo messaggi in modo totalmente diverso. Ed è il modo col quale, per l'appunto, la politica e la capacità della politica di esprimere cose interessanti ci sfida a noi che siamo abituati a produrre ragionamenti politici in un tempo nel quale la voglia, l'orecchio delle persone è disponibile a recepire immagini ed emozioni più che ragionamenti politici. E in questo tempo, in questa fatica noi la sentiamo tutti, fatemi dire che io l'ho sentita più di tutti gli altri da, diciamo, front runner di una campagna elettorale in cui mi sono reso conto di tutta la mia fatica proprio personale, proprio per le categorie mentali con le quali sono cresciuto e che ho portato avanti sempre di fronte a una dinamica oggi di dibattito politico che gioca tutto su emozioni, immagini, emozioni, immagini, emozioni, immagini. Non voglio fare un ragionamento politico complessivo perché non mi compete, nel senso che io interpreto questo mio ruolo in questa fase come segretario che sta accompagnando il Partito Democratico a un cambio di gruppi dirigenti e a un cambio di stagione. Quindi voglio semplicemente aggiungere alcune parole, ma niente di più, perché non mi sento nemmeno legittimato a farlo. Ma lo faccio proprio dal punto di vista di quello che sto facendo in questo periodo, proprio perché per me è stata ancora più difficile la fase dal 25 settembre a oggi, piuttosto che la fase precedente. La fase precedente è stata difficilissima. Dopo il 25 settembre è stata ancora più difficile. Ma l'ho voluta interpretare perché non sono voluto scappare, appunto. Nel senso che la politica oggi è una politica nella quale la tentazione di preservare la propria immagine, evitandosi le cose più complicate, avrebbe probabilmente suggerito al sottoscritto di chiudere immediatamente, ma per come e in modo complesso e organizzato è fatto il nostro partito e il suo stesso statuto, del quale si parla normalmente senza averlo letto, e lo statuto che mi sono trovato a gestire, che non ho cambiato io, ma da segretario mi trovo a gestirlo, uno statuto complicato, complicato anche per fare congressi ordinari. Quindi la necessità di accompagnare questa nostra comunità a un cambio di gruppo dirigente che avvenga bene, in ordine, in modo ordinato, nel modo migliore possibile, e che abbia oltretutto la possibilità di far sì che questo percorso sia un percorso non di riduzione ma di aggregazione, e quindi la necessità di far sì che ciò che di positivo c'è stato durante la campagna elettorale, la costruzione di una lista più larga rispetto al PD, vedo Bruno
qui alla mia destra, e faccio riferimento naturalmente a lui e alla sua esperienza, ma alle altre esperienze che hanno dato vita alla nostra lista, e la possibilità di far sì che quindi il passaggio di testimone che io faccio e farò con l'elezione di un nuovo segretario o di una nuova segretaria avvenga attraverso anche un percorso di allargamento che io ritengo utile e giusto. Ed è da qui, soprattutto da qui, che la parola costituente viene utilizzata con la logica appunto dell'allargamento. Una logica di allargamento che è finalizzata a far sì che partecipino il maggior numero possibile di persone a questo percorso e che questa partecipazione, la più larga possibile, discuta di che cosa? Del fatto che nella nostra comunità è da tanto tempo una discussione, una conversazione, un dibattito tra di noi su alcune cose importanti che sono cambiate in questi anni e che ci obbligano a far sì che la costruzione del prossimo gruppo dirigente tenga conto anche dei cambiamenti che sono avvenuti, questo secondo me è un punto fondamentale ed essenziale. In questo senso il dibattito che è in corso in questi giorni, in questo senso lo stesso incontro di oggi, io lo considero fondamentale dentro questo dibattito, così come le altre cose che stanno avvenendo, le altre discussioni che stanno avvenendo in periferia, a livello nazionale, a livello centrale, e che sono fondamentali per fare che cosa? Per far sì che la discussione che stiamo facendo non sia semplicemente un passaggio di testimone tra una persona e un'altra, ma ci sia dentro anche una riflessione profonda su alcune, su molte delle cose che sono cambiate in questo periodo. E io ritengo che questa discussione sia bene affrontarla con la franchezza e la chiarezza con la quale anche si è fatto qui, le cose che ha detto Pierluigi e le cose che abbiamo ascoltato prima, sapendo che le settimane che abbiamo davanti sono settimane che serviranno a fare questo, a far sì che questa discussione avvenga, e che non sono settimane che serviranno a creare condizioni perché qualcuno si senta escluso. Questo è, diciamo, il senso più profondo del mandato che io mi sento di dover applicare in questo periodo, ma è esattamente l'opposto, che si consideri questo tempo anche come un tempo in cui si aprono le porte a persone, a idee, che si riesca a far sì che questo nostro lavoro collettivo riesca a dare al nuovo gruppo dirigente qualcosa in più di quello che è possibile fare, sapendo, ripeto, che non è soltanto la preservazione del passato che noi possiamo mettere al centro della nostra analisi, per un motivo molto semplice. Ho citato il tema della politica internazionale e anche della questione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questo periodo. Credo che dobbiamo citare la questione istituzionale e politico-istituzionale. Noi non abbiamo mai vissuto e non vivremo mai un attacco alla Costituzione così presidenzialista, attacco presidenzialista come quello che vivremo nel tempo che abbiamo davanti. Io credo che sia fondamentale da parte nostra fare una riflessione su cosa vuol dire per noi, per esempio, mettere a punto una nostra idea su questo tema che, attenzione, non era chiarita dentro i fondamentali della nascita del nostro partito, perché su questo la riflessione istituzionale non aveva un punto di caduta finito, aveva un ragionamento che era molto molto meno definito. Ecco perché, per esempio, quando io dico nei 15 anni che abbiamo dietro le spalle sono cambiate tante cose, e queste cose necessitano da parte nostra un sovrappiù di riflessione. Ho citato questa della questione istituzionale presidenziale, a mio avviso è una di quelle questioni che sicuramente sono importanti e che hanno necessità da parte nostra di fare questo passo avanti. Così come tante altre questioni fondanti, oggettivamente, adesso Padre Occhetta prima ha citato varie volte la questione fondamentale della sfida che ci è venuta dal Magistero, del Papa, della questione, diciamo, dell'ecologia integrale, chiamiamola così. Ma guardate che quella questione non c'era nel patto fondativo con la quale è nato il Partito Democratico, o meglio, non c'era proprio nel dibattito pubblico quella questione. E quindi quando dico che noi abbiamo bisogno anche su questo tema di fare sì che la nostra discussione sia una discussione che mette al centro i punti cardinali
di un dibattito che oggi è per noi fondamentale. Lo dico anche sulla base dell'esperienza fatta in campagna elettorale, l'abbiamo fatta tutti insieme. Noi abbiamo tentato di fare della questione della priorità ambientale, della sostenibilità, un punto forte della campagna elettorale. Non siamo riusciti minimamente a imporla nel dibattito pubblico del Paese. C'è stata in Italia, chiaramente in questo dibattito di questa campagna elettorale, una domanda che ha vinto la domanda: dateci, dammi la risposta sulla fine del mese, non darmi la risposta sulla fine del mondo, perché conta di più la fine del mese rispetto alla fine del mondo. E quando non riusciamo a tenere insieme questa doppia prospettiva, la fine del mese e la fine del mondo, che o si tengono insieme oppure vince sempre la fine del mese, e non siamo in grado di dare la risposta rispetto alla sfida che Padre Occhetto citava prima. Ritengo anche questo, per esempio, un tema fondante e fondamentale del dibattito che dobbiamo mettere al centro della discussione congressuale. Quello che io invito a fare tutti è di usare quei pochi strumenti che siamo in grado, nella situazione di difficoltà che stiamo vivendo oggi, di mettere dentro questo dibattito. Ne cito uno, sarà arrivato e arriverà nei prossimi giorni a chi è iscritto, a chi si iscriverà, questa bussola, cioè questo punto di discussione sia individuale che collettivo, che si è costruito con la capacità e possibilità di far sì che questo elemento di discussione serva per il dibattito locale e serva anche per la partecipazione del singolo, in modo tale che ognuno possa incidere dentro questa discussione e possa essere in grado di condizionare anche, sì, il dibattito congressuale in una modalità che io ritengo importante su un'altra questione, per esempio, che aleggiava nelle cose che diceva Gino prima, e che è la seguente. La democrazia rappresentativa è non affaticata, molto di più che affaticata. Io credo che alla nostra cultura politica la prima cosa che viene fuori come il grande senso del dramma profondo di un paese è il crollo della partecipazione democratica, che avviene da noi e avviene accanto a noi. Gli altri grandi paesi europei stanno vivendo situazioni simili, un crollo di partecipazione alla vita democratica che è un elemento fondamentale del dramma che stiamo vivendo. È in corso un tentativo di sostituire la democrazia rappresentativa con altre forme di democrazia. Questo è chiarissimo, nel mondo occidentale questa cosa sta succedendo. Accanto a questo noi dobbiamo mettere in campo una riflessione su come rinnovare e ammodernare le forme di democrazia rappresentativa. Io penso fortissimamente al fatto che dobbiamo interiorizzare, per esempio, che cosa vuol dire mettere la democrazia partecipativa accanto e far sì che questi strumenti di democrazia partecipativa, ai quali non siamo abituati, non siano da vedere come l'alternativa alla democrazia rappresentativa, ma siano il rafforzamento della democrazia rappresentativa. Strumento, secondo me, essenziale e fondamentale. In questo senso l'idea della bussola è un piccolo contributo dentro questo dibattito congressuale per arrivare lì. Quello che sta avvenendo dentro la discussione, sui territori, dentro i sottocomitati che abbiamo messo a lavorare e che arriverà poi al dibattito congressuale vero e proprio, è secondo me molto meglio della rappresentazione esterna che ne viene data. Io ho vissuto vari tempi di sconfitta politica e di opposizione, di inizio di opposizione. Non ne ricordo uno nella quale non ci fosse la bora che soffiava, cito Trieste di Gianni, che soffiava contro. Il 2001, il 2008, quel 2001 e quel 2008 ci sono voluti non mesi, anni per ritirare la testa su rispetto a un vento che tirava esclusivamente contro. Questa volta, oltre ad avere il vento contro della sconfitta elettorale, della luna di miele di chi ha vinto, c'è una seconda considerazione che rende ancora più complicato quello che stiamo vivendo oggi, e che è data dal fatto che non siamo soli come eravamo nel 2001 e nel 2008. Nel 2001 e nel 2008 eravamo noi l'opposizione.
Quindi potevamo prenderci tutto il tempo che volevamo per fare il nostro dibattito interno, potevamo prenderci mesi, anche anni, perché eravamo solo noi, il dibattito era dentro di noi. Oggi c'è un tema che conosciamo tutti benissimo, cioè c'è una concorrenza e un attacco, un tentativo di sostituirci di due altre opposizioni che, dopo aver fatto di tutto perché perdessimo le elezioni, adesso fanno di tutto per sostituirci come l'opposizione. Il che vuol dire che la difficoltà del percorso che stiamo facendo necessita, ed è questo il senso anche della complessità di quello che si è messo insieme, un qualcosa che tenga insieme sia questa necessità di allargamento, di fare bene il congresso, di farlo bene, approfondendo la discussione, sia però di farlo rapidamente, di non avere un anno di tempo davanti, perché un anno di tempo davanti non siamo in grado di reggerlo dentro la situazione. Da qui questo tentativo di tenere insieme le due cose e di arrivare quindi a un congresso che abbia un nuovo gruppo dirigente legittimato, e deve essere un nuovo gruppo dirigente, ci deve essere un rinnovamento molto forte, legittimato da un dibattito e da una discussione vera, approfondita. Ci sarà la piena libertà e la piena libertà e titolarità dell'Assemblea, che si riunirà il 20 e 22 di gennaio, di decidere cosa fare del materiale che sarà uscito. Io vi dico che quel materiale, che la discussione che è in corso, è una discussione di ottimo livello dentro. È stato raccontato all'esterno un racconto che è assolutamente un racconto distruttivo, come tutto quello che sta avvenendo in questo periodo. Ma la discussione che sta avvenendo tocca profonde corde che hanno a che vedere con i tempi nuovi che sono cambiati e che stanno cambiando e che necessitano da parte nostra di un'applicazione di valori che sono sempre gli stessi e che certo non cambiamo. Io ringrazio molto Padre Francesco per il completamento della triade, che è effettivamente uno dei punti sui quali esiste una specificità di ruolo per il nostro mondo, perché la questione della fraternità, secondo me, oggi è la vera questione politica che noi dobbiamo mettere al centro della nostra riflessione. E che non a caso David, per esempio, metteva sempre nel libro che uscirà e che presenteremo il 9 gennaio, ci sono tutta una serie di riferimenti di questo tipo, perché oggi è tutto esclusivamente fermo a una discussione che è giusto che ci sia sulla libertà e sull'uguaglianza, discussione fondamentale per arrivare a degli obiettivi essenziali, ma all'uguaglianza non ci si arriva senza la fraternità, questo è il punto fondamentale. Cioè la fraternità è l'elemento chiave con il quale si riescono ad applicare la libertà e l'uguaglianza, e la necessità da parte di tutti noi di viverla questa cosa compiutamente e completamente è il senso di questa forma di partecipazione. Di questo dibattito io invito tutti, Pierluigi, a non aver paura, a starci dentro di questo dibattito, ognuno portando avanti le sue idee, sapendo che il Partito Democratico è e sarà lo spazio politico delle nostre idee, perché il Partito Democratico è oggi, dentro il dibattito politico che si svolge nel nostro Paese, l'unico soggetto che può mettere in campo l'applicazione di quelle idee legate profondamente alla nostra Costituzione, legate anche a quegli articoli della nostra Costituzione che non citiamo mai. Mi ha fatto molto piacere sentire citato l'articolo 4. Fatemi citare qui, è stato parte del dibattito che stiamo facendo in questi giorni e che si sta facendo anche in periferia, l'articolo 9 cambiato, che è fortissimo. Perché nell'articolo 9 cambiato c'è dentro il tema dei diritti delle nuove generazioni, e il tema dei diritti delle nuove generazioni, in un tempo nel quale i giovani vivono e le nuove generazioni vivono la situazione che stiamo vivendo, soprattutto sulla questione, ovviamente lì è citato sulla questione ambientale, rappresentano un punto fondante del nostro stare. È stato citato l'articolo 49. Sono tante le questioni sulle quali questa nostra riflessione, secondo me, è fondamentale che ci sia e che soprattutto si faccia sentire. Quindi io ritengo non soltanto che questo spazio ci sia, che questo spazio abbia bisogno di essere riempito, abbia bisogno di essere riempito di idee e di applicazioni nuove
di valori e di idee antiche. Quelle idee, quelle applicazioni nuove di valori che sono antichi, che sono esattamente quello di cui c'è bisogno oggi. Sapendo una cosa, che oggi il clima nel quale, politico nel quale noi lavoriamo è il clima cupo del tempo post-elettorale. Ed è così. Il 2001 è stato così, il 2008 è stato così, ma sia nel 2001, sia nel 2008, sia poi anche nel 2018, l'evoluzione politica delle cose ha fatto sì che quando ci siamo fatti trovare pronti con idee rinnovate, gruppi dirigenti rinnovati, con il lavoro dei territori, è stata citata prima da Castelli la questione delle autonomie, il tema dei territori, cioè il tema della battaglia sui territori. Noi oggi governiamo la gran parte dei comuni d'Italia ed è da lì che dobbiamo ripartire con l'idea di che cosa vuol dire la politica del piano di sotto, di cui parlava Gino prima, perché quella è lì. Il piano di sotto sta nel tema delle amministrazioni, del lavoro collettivo, e toglierci dall'idea che tutto sia Roma e tutto sia legato al dibattito politico di Roma, del Nazareno, di tutto il resto. Sapendo che questo, se dovessi dire, e termino, qual è il suggerimento, perché di più non voglio dire, non voglio dare per la situazione di segretario uscente che sto vivendo. Il tema di fondo che il Partito Democratico, dal punto di vista della sua vita, della sua organizzazione, del suo modo di essere, deve cambiare profondamente, è proprio nel tema del rapporto tra il dentro e il fuori di cui si è parlato qui oggi. Perché non è possibile che il segretario del Partito Democratico o la segretaria del Partito Democratico, cito questo tema perché questo è un altro dei cambiamenti anche rispetto ai tempi che abbiamo vissuto, l'assemblea, il comitato dei 45, sono andato a rivedermi le cose, il comitato dei 45 era fatto per esempio da 32 uomini e 13 donne, cito questa cosa perché era 15 anni fa, eppure questo è un tema profondo nella discussione di oggi e nel cambiamento che dobbiamo mettere in campo sulle cose di oggi. Ma citavo prima la questione, il segretario o la segretaria del Partito Democratico passa oggi, rispetto ai suoi competitor, la maggior parte del suo tempo a comporre questioni interne. I competitor del segretario del Partito Democratico passano tutto il tempo che hanno a disposizione a occuparsi di che cosa dire all'esterno, perché non hanno problemi di composizioni interne. Io questa cosa la consegnerò a chi mi succederà e la consegnerò al dibattito congressuale, perché questa dal punto di vista strutturale è la questione fondamentale. E questo viene da un vizio di origine, perché i partiti politici che hanno generato i gruppi dirigenti dai quali è nato poi alla fine il Partito Democratico avevano una profonda idea del fatto che il dibattito interno e la composizione tra posizioni, idee, dovesse prendere la gran parte del tempo che avevi a disposizione. Ma questo oggi è che una volta che avevi composto il quadro interno, il resto veniva automaticamente. Ecco, la mia esperienza oggi mi dice che questo non è più così e che la capacità invece di parola esterna del gruppo dirigente che noi costruiremo, sia a livello nazionale che ai livelli territoriali, deve essere costruita in modo tale che ci sia questa possibilità di parlare all'esterno, che sia forte, fondamentale, e che ovviamente sia figlia di una composizione interna, di un consenso interno in cui ognuno si senta protagonista e possa fare bene il suo lavoro. Ma guardate, questa è l'esperienza che mi sono fatto in questi mesi, in questi 20 mesi di servizio, che per senso del dovere porto avanti fino al 19 febbraio, lo dico perché ho sentito dal professor Castelli delle date 26 febbraio che non esistono e che non mi tornavano nel ragionamento che ci ha raccontato prima, quindi è tutto molto più semplice la tempistica che abbiamo davanti, però ecco, in questo periodo e col senso del dovere col quale porto avanti questo percorso, dando a tutti cittadinanza e dando a tutti lo spazio per essere protagonisti
dentro questa riflessione su un partito che però per essere vincente di nuovo deve essere diverso da come l'ho vissuto io. Per come l'ho vissuto io, questo tema che vi dicevo dell'interno esterno, tutto o in gran parte giocato su un impegno interno eccessivamente preponderante, è diventato oggi un limite, e questo limite noi dobbiamo affrontarlo e dobbiamo profondamente cambiarlo, così come la necessità di porsi fondamentalmente il tema di che cosa vorrà dire essere pronti nel momento nel quale, sono convinto, questa maggioranza con le sue difficoltà politiche verrà meno, entrerà in difficoltà, e noi dovremmo essere in grado di mettere in campo un cambiamento. Dovremmo esserci noi con la nostra affidabilità, con la nostra capacità di esserci, e soprattutto con la capacità di essere noi i maggiori e i più bravi esponenti e portatori dei principi costituzionali. Grazie. Grazie, grazie Enrico. Le tue parole sono parole che noi apprezziamo, e fuori discussione. In politica tu mi insegni che contano più i fatti delle parole, e quindi vedremo cosa succederà. Sta di fatto che quello che è uscito dal dibattito interno all'Assemblea, al Comitato o Costituente, come si chiama, quello che è uscito è veramente molto inquietante, non ti sfugge. È inquietante per chi si è trovato qui stamattina. Un attimo, per favore. È molto inquietante, bisogna troncarlo subito pubblicamente, perché il dibattito che si sviluppa pubblicamente crea opinione, crea immagine e crea oggettivo condizionamento anche per la prosecuzione dei vostri lavori. Allora, si dice no, non è così, perché l'unico tentativo di correzione che io ho visto è stato quello che l'Urbinati ha fatto della sua uscita, insomma, no? Quando la Carta dei Valori, Borsa, eccetera, ha rifatto un articolo in cui ha ribadito e ha esplicitato benissimo che cosa voleva dire, che era esattamente riassunto benissimo da quell'immagine. Ecco, allora, altri tentativi di spiegare, di dire guardate che stiamo discutendo d'altro, che quella roba lì va cistizzata come una posizione personale, io non li ho visti. Adesso si sta creando un'opinione attorno a questo percorso che è condizionato da queste informazioni e da queste presenze sulla stampa, che non fanno altro che ribadire una certa intenzione, guardate, di regresso, perché se torniamo a 20 anni fa, ma guardate, ma è meglio chiudere bottega, anche tu, insomma, no? Vieni via prima. Perché se è così, non è che se ne esce. Stamattina io ho detto, abbiamo fatto cambiare il nome al gruppo parlamentare europeo che si chiama Socialisti e Democratici. Pare di capire dal dibattito esterno che è la seconda definizione che fa problema e che quindi andrà risolta. Se è così, è meglio essere chiari, perché non io, perché io non ho nessuna intenzione personalmente, neanche condizioni, insomma, ecco, ma sarà difficile evitare una qualche forma di reazione che danneggia ulteriormente il percorso del Partito Democratico. Bisogna interrompere tempestivamente e raccontare all'esterno, non voglio dire fare la cronaca, dire che non è vero che c'è un disegno sistematico per tornare indietro, per fare dei passi indietro. Ecco. Io, scusami la brutalità. Lo so, ma come io riprendo la parola che tu hai detto, contano i fatti e non i gossip giornalistici. Appunto. C'è chi vuole raccontare delle cose, che c'è chi vuole raccontare delle cose e contano i fatti. I fatti sono quelli che
usciranno e sono quelli che andranno nella direzione di un dibattito che è quello, secondo me, giusto e positivo che sta avvenendo. Sono convinto che a questo dibattito bisogna che partecipi le idee che qui avete portato e che sono idee, secondo me, assolutamente attrattive e mainstream rispetto a quello che stiamo facendo. Bene, grazie. Grazie al segretario. Allora, adesso facciamo un'interruzione di mezz'ora e poi comincia, c'è l'ultima parte di relazioni. Va bene, a dopo allora.